Aspetta un attimo perché non ti sentono, perché non ti sentono? Allora, prova a parlare. Prova, prova, prova. Ok, dovrebbero sentirti adesso. Perfetto, perfetto. Buonasera ragazzi, bentornati. Bentornati, bentornati. Esatto, bentornati. ci siamo sempre come al solito, nonostante una serie di impedimenti come al solito, <ride> più o meno eh. regolari. Esatto, perché lunedì abbiamo scelto il giorno giusto perché è l'inizio settimana eh. succedono i disagi del lavoro. Quindi, esatto. che bello! Esatto. Buonasera a tutti, vedo già grazie mille a il Micios per il follow. Quindi... Mi dico. Se è la prima volta che ci iscrivi, che ci segui, dici un po' da, da, dove, da dove ci guardi, cosa giochi, che community frequenti, che, che ci fa piacere conoscervi sì, e sapere, sapere un po' dove siete. Infatti, uh. Uh, beh, diciamo che mh, è stata una settimana per il momento di pseudopausa, tra virgolette, nel senso che siamo in attesa del grande evento ormai il prossimo weekend. Ah sì, eh, settimana prossima Grande torneo a Pescara Siamo in 88 iscritti Yes Tra l'altro eh, Molte curiosità Per così dire Perché ci sono venuto fuori Che adesso vediamo un attimo Perché avevo preparato ovviamente una piccola statistica Ma chissà dove l'ho messa Se volete lo vediamo Guarda ce l'ho Al volo quindi Perfetto la facciamo subito vedere mentre arrivano un po', un po più di persone. Sì. Arrivano tutti che stasera. Altra grande serata. Grande Mauri. Madonna Mauri, mamma mia. Andiamo a conquistare il mondo cavalcando un Cygor. <ride> Basta, ha iniziato Stai le bestie. Lo. Bravissimo, bravissimo Mauri. Non ah, vedo l'ora di vederle sul canale. <ride> Eccole qua, a proposito di bestie appunto, qua vediamo una statistica del eh, torneo appunto che ci sarà a, a Pescara e le bestie non ci sono. Eh sì. Né, né bestie ser né Seraphon, sono le due cose... Né Seraphon, è vero, Seraphon è ancora più sorprendente secondo me. Eh, beh anche... tutte e due in realtà, poi ci sono tanti, tanti grandi assenti, mancano le cities... Eh, poi mancano siarchi, flashy terkurs. C'è un, un fact. un fact che ce sta. Sì, un fact. C'è che ce n'è uno. Esatto. Non c'è Cities, mi direi. Eh, non c'è Cities, perché purtroppo ultimamente, nonostante il secondo posto che hanno fatto al torneo di, di Modena, sì. Che è stato complimenti al a nostro caro Mario Santinelli che. <ride> Si conferma. Grande giocatore di Cidis. Invece, purtroppo sì. mi si sto un po' allontanando. Ma eh, sì, ma se ci male. pensi l'anno scorso c'eravamo e te, e esatto. già cioè, siamo due in meno. E esatto. fossimo... Non so se eravamo gli unici Cidis. Forse io e te. no, l'anno scorso, purtroppo io non sono potuto venire a. Forse ah no, è vero, che dico? Non mi ricordo chi era, Dici, è mamma. vero. Forse c'era un'altra persona. non mi ricordo. Esatto, infatti, quest'anno è il primo anno che riesco a venire a Pascara. Sono stracontento È vero, è vero, assolutamente sì. Così l'interessante interessante, chiaramente lo stonks dei, eh, dei Slave Darkness mentre un botto ci scrive in chat Esatto infatti adesso ehm... subito col potere del moderatore eliminiamo quel messaggio però, però devo dire che me lo aspettavo, me lo aspettavo, mi aspettavo forse sì abbastanza <coughs> Forse doc ma non così tante e non è tanto non pensavo così tanti devo dire la verità questa è colpa nostra che sono... abbiamo creato l'hype. Intanto <ride> sono molto, molto forti in questo mm -hmm. momento. Mm -hmm. e... e tanti Sylvanet, anche ho detto sì, Slaves, sì, per l'hype perché <ride> ne abbiamo parlato troppo e troppo bene. Sì, sì. E poi considera che in realtà ne vediamo solo 6, ma tra Iron Joes, eh, Big Wag e Cruel Boys ci sono anche in realtà 9 orchi. Eh, Quindi... sì, è vero in realtà gli orc si portano a pari merito al secondo posto come, come presenza è vero, è vero, sì, sì, sì e tanti sylvanet, tanti orchi, appunto sì, molto equilibrio e tanti storgast quelli che mi stupiscono di più sono pochi luminet, poco nargol sì. Sì. Che poco nargol, sì, è vero sono i due che, che mi stupiscono di più però sì. sarà, sarà, sono, sono curioso Vediamo, vediamo come porterà il mio drago sì. contro un po', un po' di orde e un po' di fanterie. <ride> molto allora. bene, molto bene. Comunque ricordiamo a tutti il prossimo weekend, eh, in cui Silvano, di Montesilvano, Grand Hotel, eh, Grand Hotel eh, Amirodor, Adriatico, sì. Esatto. E insomma, passate, se siete di quelle parti non giocate, passate comunque a vedere l'evento perché è bello. E poi potete, potete, possiamo fare due chiacchiere se possibile. Assolutamente. Quindi, se Quindi, passate insomma... da quelle zone, sappiate, passateci sì, sì, sì. a trovare anche se non siete iscritti al torneo. Passate solamente a dare un'occhiata perché fidatevi che sarà veramente fighissimo. Anche perché Manuel fa dei tavoli incredibili. Sì, sì. A proposito, invece, di novità, quest'anno quest'oggi molto cominciano a far uscire un po' più di roba dei nuovi seraphon, e hanno fatto uscire il nuovo Astrolit Che sì. anche qua si conferma un modello strafigo, sì. molto strafigo, bello, devo strafigo. dire. Lo stendardo è fighissimo, super bello. Con un mini geminid al centro del, dello stendardo. <ride> Sì, è la stessa cosa che ho pensato anch'io quando, quando l'ho visto È assolutamente una Geminid incastonata dentro lo stendardo. Sì, devo dire, è proprio bello. Proprio bello, oh, Però, a parte questo, per il resto... Un <ride> perché A me fa girare le balle perché, come sempre, eh... per Old World hanno fatto vedere altre artwork e basta. <ride> Ci chiediamo, Dirà, dicono che arriveranno i, i camry. Sì, ma si sì. sapeva già sì. quindi, boh, anche perché in teoria, se, è, se siamo old world per un motivo, dovrebbe voler dire che sono esclusi tutti gli eri. No, sono esclusi gli elfi scuri gli, gli elfi alti, ma in sono realtà, dovrebbero essere esclusi i no. lizarman in teoria. Sinceramente non ho veramente idea di cosa possono mm -hmm. mettere e cosa possono non mettere. Mm -hmm. Però... Oh, non è, esatto, la regina prioritaria è come l'inverno, sta arrivando al Dward, esatto, esatto. non arriverà mai. Comunque, okay, come diceva qualcuno in quel chat, il nuovo modello regole tanto per cambiare i wall esattamente a prima dell'astrolitto. <ride> cioè. Vabbè, eh, diciamo che sono anche... Non possono lamentarsi il giocatore Seraphon perché è comunque veramente forte quell'abilità. Sì, vabbè, poi pure là entro 12 anziché interamente, cioè come al solito, qua c'è cioè, chi subisce i favori e chi invece se la prende in quel posto. <ride> vabbè, vabbè. Allora io a questo punto non è specifico pensare che per Old World si giocherà con le illustrazioni e non con le miniature. Eh, Is this a reference to Night Age? <ride> Madonna. Pure le scatole tipo del fan del 40k seconda edizione che hanno tipo il dreadnought di, di cartone da ritagliare, faranno, faranno così. Troveremo i modelli dentro le scatole di cereali sì. che, però, ovviamente costeranno come loro perché la gente sì, non, sì. non si smentisce assolutamente mai. Esatto. Magari, magari è davvero un gioco di carte, come diceva Lucas. Madonna, che, che cosa esplode se è tipo un underworld che non ti viene male. Eh, la gente eh, credo prenderà d'assalto sì, <ride> esatto. i sedi della GV esatto. Ma... Però stasera siamo qua. Non ci sono tante altre novità. Appunto, c'è stato il torneo. Volevo giusto accennarlo. Purtroppo sì. sono arrivato tardissimo stasera. Non sono riuscito a preparare. Ma c'è stato un torneo in quel di Modena con eh, 20 partecipanti, vinto dal buon eh, Riccardo Rinaldi con yes. eh, Luminet. Eh, si conferma sì. un ottimo giocatore. E lista Luminet. Che adesso ve la dico rapidamente. Senza Aspetta, adesso ve la, posto, ve la posto in chat, così ce l'avete a disposizione. Esatto, con eh, come si dice? Senza Teclis, con tante tante stonguard a, sì. a menare le mani. Secondo posto. c'era Teclis. C'era anche Teclis. Ah, letto... ah si sì, è vero. No, eh, no, no, non c'era Teclis. Come no? Ah, no, ho letto la lista sbagliata. Teclis. Perché, eh, sì, perché era sempre con le Guard, Ma era un'altra lista che mi aveva mandato prima. Scusate, sì. al secondo posto invece il buon Marione Santinelli con le Cities of Sigmar. Che appunto dicevamo, lui continua a portarle con onore con una lista Tempestai quindi molto, molto rapida. Che si basa su eh, 12 Skywardens e 8 Draco Guard Tempestors. Sì. Ful tiro, tiro, però veramente tosta. con con pestaggio e sì, sì, scusa Mario per tante, erano 20 perché stavo leggendo appunto un'altra lista che mi aveva mandato prima, l'ho confusa, ma soprattutto al terzo posto, eh, la cosa che mi ha stupito di più, il nostro Beppe D'Argeni AKA The Goat of House <ride> che con una lista eh, Gloomspite, però ancora col vecchio tomo, ottiene un ottimo risultato di due vittorie, e una sconfitta, sc classificandosi terzo e arrivando appunto terzo a un torneo con un esercito sottotono da tutte sì. le parti. Quindi bravo, sì, bravo, bravo Beppe, ti confermi essere un bravissimo giocatore praticamente imbattibile se non solo da cose... Sì, esatto. <ride> mi spiace che non sia acqua in chat perché... Voi dovete sapere che girano attorno a Beppe Dargeni delle leggende che sono alla pari di quelle di Chuck Norris. <ride> <ride> si dice che Chuck Norris si sia ispirato a Beppe Dargeni. Esatto, è proprio così. Minchia. E Per il resto, questo fine settimana non credo, sì, ci sono stati forse qualche torneo in giro per il mondo, ma... Vi sì, non... posso nominare il in The Shire, eh, in, in Inghilterra, che è stato abbastanza seguito. Eh, dove ha vinto tanto per cambiare il simpatissimo Jack Armstrong, nuovo capitano del, del team inglese con un'originalissima lista Teclis e 20-20 Sentinel -20 in Elon? Che spopola lì sicuro con il so resto del mondo, ma di certo non da noi. Ecco. E... Eh. Però sì, la porta a casa. Insomma, è un torneo importante, uno dei tornei adesso più grossi che fanno in Inghilterra. Va bene, va bene. Direi yeah. che stasera, se non ci sono altri ulteriori indugi, potremmo anche oh, yes. passare all'argomento principale di questa sera. Che tanti di voi stavano aspettando, che tutti quelli che l'hanno votato settimana scorsa, purtroppo, ne sono rimasti delusi. <ride> Ma si è trattato solamente di non rimandare: esatto, di certo, di Perché... certo non abbandoniamo le mie madre. No, anche perché, come ci hanno, ci hanno fatto capire, anche stasera entrano dalla riserva al secondo turno. Esatto, a sette pollici dall'avversario. A sette pollici dall'avversario. Sì. Allora, prima di Benissimo. vedere le regole, volevo sapere un po' di impressioni a caldo fra tu Se queste nuove bestie ti stanno... ti sono piaciute, se le hai già provate, oppure... No, allora non ho ancora avuto la possibilità di provarle, però ho listato un po'. Ho fatto almeno 4-5 liste. E diciamo che, chiaramente, il primo impatto tosto è stato quello che hanno avuto un po' tutti: cioè scoprire che non ci sono più le vocazioni. Che chiaramente ti lasciano un attimo confuso perché era una parte fondamentale del gioco, chiaramente. Quindi già lì capisci che devi ripartire quasi da zero. Praticamente, no? Sì, è il cambiamento. Credo che negli ultimi tempi, gli ultimi rifacimenti di Tommy è uno dei cambiamenti più grandi a livello di regole sì, sì. che si sono visti. Sì, è vero. E quindi, insomma, già si parte da una, una base molto, molto nuova. E diciamo che il resto, il libro è costellato di regole interessanti, unità interessanti, interazioni particolari. Anche abbastanza nuove... Comunque... E... Quindi... Non, non rimane l'amaro in bocca secondo me... Quando lo finisci di leggere... Resta comunque per me... Inevit inevitabile il ragionamento da fare... Come ho fatto per Stradanation all'epoca... Che loro fanno uscire GV un libro... Che in realtà non era troppo forte... Ma nell'arco degli aggiornamenti... L'hanno fatto diventare... Non rotto ma estremamente forte... E poi cosa succede? Il libro successivo viene tonato down soprattutto quando esce insieme a Goblin dove i punti sono palesemente troppo bassi su alcune unità ci sono meccaniche ridondanti estremamente forti e quindi sembra un pochettino il fratello sfigato sia nel conflitto ora. con Goblin sì sì assolutamente per ora e, e soprattutto nel contesto davvero di eh, cioè quasi sembra come al solito un po' una punizione tra virgolette però secondo me non ci sono per fortuna riusciti perché comunque c'è c'è un modo di giocarci bene e credo che nel prossimo jack quando sarà tra sei mesi o al, al momento del prossimo aggiornamento in punti un po' sostanzioso eh, ne, ne guadagnerà tanto quindi insomma posso lo migliorare anche da quel punto di vista lì ecco la cosa che a me ha stupito allora vi dico purtroppo l'ho letto anch'io poco ma è stato appunto l'esparizione di questi punti a vocazione ma soprattutto l'aumento cioè è passato ad essere un esercito diciamo orda a un esercito elite totalmente Sì, sì, per lo più sì. Per lo più sì, quello è vero. Va bene. Direi possiamo iniziare a vedere le nuove nuovissime allegiance ability. Buonasera Duca Conte, ben arrivato. Buonasera Duca, buonasera carissimo sei arrivato proprio nel momento giusto, quando stiamo entrando oh yes. nel vivo del tomo. Esattamente, Esattamente. Ah, ti dico già: stabilità a me piace tantissimo perché eh, bella. è una super caratteristica e credo che tutti abbiamo in mente quell'immagine. Di quel ragazzo che giocava le, le moto del 40.000 e che era tutto in riserva <ride> l'avversario sì. ha messo tutti i suoi. Zonato scout, il bordo. Esatto, ha zonato il bordo e poi l'altro ha detto: Ho vinto, come? Esatto. Eh, chiamano il judge e fa: Sì, non puoi entrare da nessuna parte, quindi il tuo esercito <ride> è morto. Esatto, esatto. Madonna, che bello! Bellissima. Se adesso trovare quell'immagine, immagine, vorrei riguardarla perché è tipo stupenda. Eh, ci comunque... quando mi ricapita te la riposo esatto, esatto. Vabbè, comunque diciamo andando a vedere la regola in sé fondamentalmente ci dà una, un accesso a un, un hype fondamentalmente quindi una un, un abilità di riserva quindi posso schierare unità sul campo la possiamo schierare in riserva alla fine della prima o della seconda fase di movimento la possiamo schierare interamente entro 9 dal bordo più di 9 da equazione di nemica quindi 3 pollici in più rispetto a quanto era prima, un turno in più perché se no tutti erano alla fine del primo turno. In ogni caso, e eh, nessuna limitazione di keyword con l'aggiunta fondamentale: che non c'è alcuna stipula di per ogni unità schierata puoi metterne una riserva. Quindi ora, come ora, puoi schierare se vuoi anche tutto il tuo esercito in riserva. Quel, ecco questa è la cosa che credo sia il. Primo esercito che, tranne per diciamo magheggi strani, puoi sì. schierare tutto in riserva senza. Sì, sì. sì. Da tanto tempo a questa parte. Sì, prima mm. una volta si poteva fare anche così: il Vanet, per esempio, e... anche con format, del, dovevi schierare pochissime cose, ma praticamente dovevi sì. andare a trovare una gabola tra le Lì. regole. Per, per farlo, sì, sì. no, perché ti parlo che appunto a cavallo, tra la prima e la seconda edizione, non c'era nessuna regola di. Che ti impediva di mettere tutto in riserva oppure di non avere niente sul tavolo. Quindi eh, a livello di tecnic tecnico lo potevi fare. E però, mh, insomma, questo è un null deploy in termini tecnico, che potrebbe essere estremamente forte. Anche perché. Tra l'altro, tutto quello che esce ha più meno le cariche. Quindi, sono tutte cariche all'otto. Che chiaramente non sono cariche facili. Però di certo meglio del 9. E avere il pensiero che 2000 punti dell'esercito avversario escano. A 9 dati dal bordo, con tutte le possibilità di caricare, costringe chiaramente l'avversario a giocare in un certo modo e fare un certo tipo di scelte rispetto a trovarsi davanti tutto quello che, che non userò. E poi dà accesso a una super versatilità, ecco, che è sempre buona Va bene. Poi andiamo a vedere. Il, questo che perdonate il wall of text, ma. <ride> <ride> Allora, in pratica riassumendo. Ah sì, scusa, la prima di, prima, parte... eh, di prima Ambro abbiamo lasciato ah. la parte finale che ci dice che sì. se lasciamo anche generare riserva. Nonostante sia riserva, prendiamo comunque il nostro punto comando. Quindi, in realtà dice se genera riserva prendi il punto comando. Quindi è come se l'avessimo sul tavolo, in ogni caso, che va sì. a bilanciare il fatto di non averlo. Di non averlo schierato. Eh, questa cosa comunque è, diciamo, rimane interessante perché mm -hmm. come si dice, non avete i problemi a tenere in riserva al vostro generale. Esatto. Perché almeno si vede che per una volta la, la G.V. ha pensato a quello che stava facendo. Sì, <ride> esattamente. esattamente. Questa cosa ci stupisce, perché di solito troviamo le peggio gabole <ride> perché la gente esatto. non ha pensato a quello che stava scrivendo. Esattamente. Ok. Quindi passiamo Quindi, a questi diciamo, rituali esatto. della rovina. Ecco, diciamo questo è stato quello che la G.V. ha voluto dare un po' come sostituzione dei punti, dei punti di evocazione che c'erano prima, perché questa è una cosa che è totalmente nuova, non c'era prima. Eh, quindi diciamo che fondamentalmente per andare a riassumere il testo, ci dice che eh, abbiamo accesso a queste azioni eroiche in aggiunta a qualsiasi altra azione eroica che possiamo farlo. L'unica differenza è che prima di risolvere gli effetti di queste azioni eroiche qua, l'eroe che la fa subisce di tre ferite mortali. Lui stesso o un'unità di bestie entro tre da lui, quindi le può sempre scaricare, ma non le può negare. Eh, L'altra differenza è che possiamo fare un'azione eroica in aggiunta eh, con un eroe che è stato schierato in riserva. Utilizzano delle azioni, delle azioni eroiche appunto specifiche di questa lista, quindi non fate fare finestower con l'esercito con le, le in riserva, visto che comunque non ha senso. Chiaramente, e Beh, se vuoi farlo entrare, speri nella carica e devi uccidere qualcosa. Non sarebbe esatto. sì, è una, è una scelta rischiosa, esatto, però esattamente, esattamente. potrebbe essere. E, in più, c'è cioè questa stipula nuova interessante che dice che se fate questo tipo di azione eroica, qua scegliete virtualmente un punto sul bordo del tavolo. Da dove l'eroe misura visibilità linea di vista è gittata, ehm, e gittata, per effettuare reazione eroica, cosa che chiaramente mh, non, è, non si è mai vista prima. Cioè, nel senso, interazioni da fuori del tavolo, prima non ne abbiamo viste. Queste sono le prime volte che iniziamo a vederle. Ed è soprattutto ed è molto interessante perché sono praticamente tutte e quattro molto forti. Fondamentalmente, la prima. Eh, fa scegliere un'unità entro ecco, 12. Scusa, prima di passare, ci avevo. Perché sì. adesso sistemandole anche mi è venuto un dubbio: sì. e queste azioni eroiche, perché eh, traducendole dice in addition, ma sì. le puoi scegliere in aggiunta o ne puoi usare già di base due? Cioè, una per un eroe in campo e una per un eroe in riserva? Questa è una buona domanda. Perché anche e... nella versione in inglese che ho letto non ho trovato. Cioè, poi magari nel tomo è scritto chiarissimo. Certo. Però nelle immagini anche di House Coach, di Honest Wargamer che ho visto, eh, sì. non avevo chiarezza e sicurezza. Mm -hmm. e... Sì, purtroppo non ho il libro, cioè non mi è ancora il libro, quindi non posso andarci a controllare. Però ora come ora sembra che tu ne fai una, tua più un rituale fondamentalmente. Okay. Vedete, non è chiaro se puoi fare una tua, un rituale, più un'altra con un eroe di serva, questo non ne ho idea di base direi forse o la fai sul campo o la fai in riserva adesso non ti so dire però sicuramente quando esce il libro lo, lo vediamo con chiarezza sicuramente però in ogni caso è comunque estremamente forte perché non è in alcun modo counterabile se la fai da fuori il campo fondamentalmente ah no certo tra l'altro se andiamo a vedere la prima la Warping Curse e pensiamo che siamo nel mondo dei eh, campioni protetti dalle unità c'è l'unità nemica entro 12 È visibile quell'unità subisce di 6 ferite mortali così tanto per gradire quindi non è magia non è alcun tipo di tiro non è un attacco quindi bypassa tutte quelle, quelle possibilità che ci sono di protezione no? di, esatto. di, di difesa tranne chiaramente poi i ward no, ti obbliga a praticamente giocare con eh, tutti i pezzi importanti con un campo di praticamente 24 pollici più piccolo perché perde sì. 12 pollici da ogni bordo e poi vedremo che c'è anche modo di farlo Ancora meglio. <ride> allora, guarda, questa è già una meccanica che a me fa storcere il naso perché uh -huh. semplicemente non mi piace tantissimo il fatto che tu possa, diciamo, scegliere esattamente alle spalle dell'esercito nemico e, far, e scegliere da lì di usare quella abilità uh -huh. sì. e poi far uscire l'eroe esattamente dalla parte opposta. Eh sì, esatto. Cioè, è una cosa... <ride> tu dici dove mettere un, se un segnalino e quindi che... poi voglio uscire da lì, praticamente. Sarebbe troppo complesso, ovviamente. Come fanno, però... perché gioco al 40k, ci sono i gin stealer che giocano così. Possiamo sì. schierare con i segnalini coperti e poi girarli per dire qual è unità. Eh, ah, sì. quella, quella è quella è la cosa. Però... La più che altro perché appunto sono qui. Ah, no, in realtà ero là. <ride> eh, però dai, cioè, alla fine è figo come effetto di confusione, sì, sì. no? Di di caccia ah, sì, sì, molto, molto caratteristico poi appunto la seconda che invece prima era eh, la spell dello sciomano fondamentalmente fa scegliere un'unità nemica sempre a 12 che sia più di 3 da unità um, amiche quindi non ingaggiate in combat e la fate muovere di 2 di 6 pollici eh, direttamente il più possibile vicino all'eroe che utilizza questa azione eroica rimanendo a più di 3 da qualsiasi unità quindi di media fa allontanare di 7 pollici una qualsiasi unità che è targettate e togliendola totalmente fuori dalla posizione in cui sta ed è forte per rimuovere uno schermo mettere fuori posizioni in unità che era su un obiettivo e spostarla dall'obiettivo spostare in unità che magari zonava il campo per poter aippare meglio eh, spostare le unità o gli eroi che fanno da buff ad aura per tirarli fuori dall'aura cioè c'è una possibilità infinita di utilizzo di questa abilità che prima era una spell molto difficile da usare perché prima era verso l'unità mica più vicina, mentre adesso verso l'eroe, che potenzialmente è un punto X sul bordo del campo. E quindi cioè, farla in uno o due turni vuol dire quasi cancellare il movimento a un'unità, spesso, no? Ma questo assolutamente. Cioè, è... È tanta roba. Penso sia un'unità di pincorrer, muovono sì. 5. In media tu gli togli due pollici di movimento ogni turno, praticamente. Eh, soprattutto con appunto uno dei modelli che poi vedremo che addirittura va a colpire molto più lontano con questa mm -mm. con questa abilità. Quindi sì. è una cosa che a me piace sì. davvero tanto, soprattutto anche a parte questa, anche in, in diciamo in doppio turno. Perché sì. metti tu scendi a 9, fallisci le cariche, però magari vinci il doppio turno, ti avvicini l'unità nemica e la carichi al 6 esatto. senza doverti muovere potendo esatto. causare magari un redeploy esatto, esatto. poi tra l'altro ricordiamoci che se, se andiamo per secondi nel nostro turno ne possiamo fare due oltretutto quindi potenzialmente super super forte e, tra l'altro il nome Bloodhound vuol dire provocazione di sangue, quindi è tipo ehi vieni qua amico <ride> è tipo capito, la... il flex non lo so <ride> <ride> no, questi tu... eh, sì, cioè, nomi sono <ride> fantasiosi. Eh. <ride> sì, diciamo, esatto. diciamo così esatto. Poi... Ehm, dunque, eh, Brands of Wild Fury: cioè un, un, un eroe interamente introdotto dall'eroe. Che usa l'abilità la, fino alla fine di, del turno. Tutte le unità Bok interamente introdotte dall'eroe ottengono un ward al 4 che in realtà è al 6 sicuro sì allora correggiamo subito perché temo di sì se ricordo bene te lo dico subito vado a verificare al volo e Vai. perché ho qua a fianco il testo sì 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 eh, è sei più che vabbè, sembrava troppo forte anche quando l'ha scritto se vuoi darmelo al 4 per me va bene e beh ma allora tu sei meglio di me che mai si vedrassi della gv poteva essere tranquillamente al 4 esatto. <ride> queste cose what the fuck capita. Esatto. Vabbè. comunque insomma all'idea di tutto un accesso a un world su un esercito che non ne ha praticamente per nulla schifo non fa fondamentalmente situazionalmente utile ehm, mentre sicuramente più utile quasi sempre Sarà Alpha Beast Instinct, che è l'ultimo che fa scegliere un unità interamente entro e visibile e la rende immune al Battleshock, che è, che si ricorda, la vecchia presenza espiratrice di prima edizione: cioè tu in prima edizione sceglivi un'unità entro eh, X dal, dal generale o da un eroe e fino alla fine, fino al tuo prossimo turno, era immune ai testi shock. E si chiamava presenza espiratrice, che è stata rimessa fondamentalmente. Madonna, sai che non me la ricordo, forse ho iniziato eh sì. già che era era già cambiata con Aus 2, perché in Aus 1 sì. proprio pochissimi, sì. pochissimi ricordi. Sì, sì. sì. era un'abilità di comando che se tu, non, se tu generale non avevi abilità di comando sulla war scroll, era l'unica che potevi utilizzare, quindi beh, utilizzo quella. Però è forte considerando un esercito un brevery molto bassa estremamente che ormai ha perso qualsiasi accesso a meccaniche di immunità alla brevery, come c'era prima tramite la Hearthstone. È molto forte secondo me molto buono quindi belli ritroli promossi mi piacciono che devo dire sì anche perché sono eh, come dire molto eh, c'è un po' il timore che stava venendo fuori però non sembrano così rotti tranne forse quello appunto del movimento uh -huh. è il come si dice il fatto che le azioni eroiche e le azioni mostruose caratteristiche stanno diventando una parte integrante del gioco che sì. per assurdo mi piace molto perché rendono tutto molto più caratterizzato in tutte le armate e di contro però vedo con tanti ragazzi che si stanno avvicinando sì. al gioco che è molto più complicato andare certo. a reperire eh sì. tutte le informazioni di tutti sì, gli sì. eserciti perché inizia a diventare tanto materiale è vero più che altro hai 50 pagine di regolamento ma devi veramente iniziare a sapere tutto per riuscire a capire come funzionano come funzionano sì, le, tutte queste regole sì, sì, è vero, purtroppo ci sta. So. Allora, poi diciamo anche che sono anche finite le abilità di alleanza. Cioè, se voi possiamo sì. vedere subito la pietra, come è cambiata, sì, e certo, poi passare... Certo. Perché la pietra è quella per... che ha subito il nerf, diciamo, principale proprio avanti. per il fatto sì. di perdere le vocazioni. Rimane comunque un ottimo, sì. un ottimo sì. pezzo, però perde il rally al 4+. Perdere il 4 o più, perde il dimezzare i modelli che scappano nel range con i testi mm. shock esatto. e il rend chiaramente è rivisto come potete vedere anche voi. E, come dice sta diventando un corso di laurea esatto: corso di laurea in house, Sì. <ride> no, più che un corso di laurea, perché se voi siete appassionati anche di altri wargame, cioè, adesso eh, non ci arrivo, ma di là c'ho il manuale di settima edizione del, del fantasy ed è un tomo alto così. Veramente sì, sì, è un librone, tipo... Però sono tutte racchiuse in un unico libro. Quindi tu sì, ti prendevi sì. quel tomo, preparavi un esame di laurea, davvero? Sì, davvero. <ride> Però poi sapevi il gioco. Perché tutti i tomi facevano rimando al libro delle regole. Invece, qui è molto più ogni ogni tomo fa riferimenti a se stesso. Sì. No, infatti, diciamo che Tanto, tanto tempo fa sentivo parlare di Warscroll un pochettino troppo pesantite, che effettivamente era vero, soprattutto diciamo, tra la prima e la seconda edizione, dove le abilità di alleanza erano, quasi non esistevano ed era tutto nelle Warscroll. È vero che questo, me, questo è stato un po' fatto in senso contrario adesso, cioè si tende a semplificare le Warscroll un po' di più... Averci massimo un paio di abilità sopra e diciamo arricchire di più l'abilità dell'alleanza mettendo roba appunto tipo azioni eroiche, battle tactics, e robe del genere. E però non è una soluzione al problema, è solamente non spostarlo fondamentalmente. Perché era tutto, era tutto un punto, un guardare le warscroll, sapere le warscroll a memoria, mentre adesso. Fondamentalmente, andare a vederti i libri cosa che chiaramente a loro conviene perché le Worscroll le ce l'hai gratis mentre i libri, ah, certo. se vuoi, te li devi, devi comprare. <ride> Quindi... Oppure potete andare Una, su caso Esatto. <ride> e non siamo sponsorizzati, no. ci tengo a sottolinearlo. No, però vi dico: oh. usate, sfrutta. Allora facciamo il, di... il mega disclaimer: comprate i libri, <ride> 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 però diciamo che. Se dovete capire cosa fa il vostro avversario, avere salvato Wapedia nei preferiti è assolutamente fondamentale, perché mm -hmm. in un minuto potete vedere le, diciamo, cosa fanno le unità dell'avversario, vedere le abilità del suo esercito senza dover comprare tutto il tomo che magari non vi interessa nemmeno, ad esempio. Che ne so, io sono uno che gioca solo caos eh, e odio completamente la distruzione. Se gioco contro orchi, non voglio comprarmi il libro degli orchi, però mi piacerebbe sapere cosa fanno. Ma oh, certo, sì sì sì. Quindi o vieni a vedere i nostri video o vai su Wapedia. Esatto. <ride> Quindi, marchetta senza <ride> che nessuno se l'aspettasse. Madonna. Diamo benvenuti a Simo di Biaggio, Alessio, Maur, ben arrivati ragazzi, bentornati. Eh, sì, l'istare era contabilità nel fantasy, Mauri, assolutamente sì. Infatti non so come... La gente avesse davvero voglia di farlo, sinceramente. Ma io sono uno di quei malati che adoro. Io ciò, mi sono sch... perché qui a Milano devi sapere che abbiamo un gruppo di pazzi, e con pazzi intendo pazzi, ovviamente, che <ride> hanno... giocano a boomerammer, cioè il mm. diciamo tomi di sesta edizione con regolamento ah, di regole, regole di settima ok, esatto. Quindi eh, praticamente mi sono ripreso con tutti i miei vecchi modelli e non ho ancora giocato, ma ho scritto tipo 7-8 liste su vari word perché non ci sono cose per. Madonna. <ride> è bellissimo che tu listi aggiungendo i modelli uno alla volta e armandoli uno alla volta. Ciao, bottana. <ride> Altro che. Neanche Battlescribe dici? <ride> <P> Forse <forzatamente ride> c'è Battlescribe, però. <ride> troppo semplice. Troppo semplice, esatto. Mm. Qua siamo pazzi, mm. quindi non ci ah, servono le non ci non ci servono semplificazioni. Dunque, di bello ci dice, ne parlavamo oggi nel gruppo Costri, mettere delle abilità comune a molte warscore ci direbbe molto come le vecchie colpo mortale, rigenerazione e fuggi, eccetera eccetera del fantasy. Sì, in un certo senso sì, secondo me. Però allo stesso tempo vai a spostare la mole di conoscenza sulle regole generali a questo punto. Quindi non so, ogni volta dovrei andare a fare riferimento se non ti ricordi quella regola, cosa fa, non so, ci sono me, non so se è una soluzione è un'alternativa, ecco, più che altro, io la vedo così, non so. Eh, sono cose diverse, semplicemente... Mm. Cioè, intanto, se vedete, in parte l'hanno fatto, ragazzi, lo stanno già facendo, perché tutto quel, quello che era al 6 ignora le ferite, al 5 ignora le ferite. Cioè, hanno preso e li hanno messo tutti insieme Word, che era già prima, in realtà prima che si chiamava così. Sì, quello l'hanno semplificato per il discorso di mille tiri eh, esatto. che tutti, cioè io mi ricordo che c'erano modelli che tiravano quattro Word differenti, che veramente tiravamo troppi dadi. Sì. <ride> Va bene. Sì. Allora, andiamo a vedere eh, i tratti di comando. Adesso. Sì. Assolutamente. Comunque, ah, scusami, per concludere rapidamente sulla pietra, visto ah, che ne sì. stiamo parlando, ci siamo interrotti a chiacchierare di altro. Eh, quindi ha perso molte delle abilità di cui abbiamo parlato, in, in, inevitabilmente. Ha mantenuto il rend, che forse era la cosa più di impatto da, da ogni punto di vista. Cosa cambia? Eh, il rend aggiuntivo si attiva a partire dal secondo, dal secondo round di battaglia. Mentre il doppio round aggiuntivo si attiva al quarto round di battaglia, quindi in realtà è scalato tutto di un, di un round, no? da, primo, da primo e terzo a secondo e quarto. Cosa cambia secondo me? Secondo me è ben poco, cioè cambia forse tra terzo e quarto, tra primo e secondo, non cambia quasi nulla, anche perché mh, le bestie non sono messe nell'esercito da Alpha Strike, ehm, quindi tendenzialmente al perché... primo turno. Estremamente rischioso andare a provare sì. a farlo Più che altro sì, perché Se sì, ci sono delle abilità per avere delle unità più vicine al nemico Ma non credo sia così no. impattante su un'intera no. partita Perché comunque parliamo di un esercito di per sé Tendenzialmente fragile in realtà <ride> Quindi non può permettersi diciamo, passi falsi Da quel punto di vista lì Quindi se messo il primo turno cambierà ben poco Dal terzo al quarto potrebbe cambiare Considerando che è una lista, cioè una lista Un esercito in cui il tempo... Eh, diciamo Parlando di proprio di tempo, a livello di meccaniche di gioco, è sicuramente si è, si è, si è innalzato: no? nel senso, un tempo più basso potrebbe essere un be bestia come erano prima. Perché diciamo, il sustain del, dell'esercito rimaneva molto simile considerando le vocazioni, considerando il rally. Mentre adesso c'è uno spike iniziale. Ma mano a mano, chiaramente, come molti eserciti, perdi, perdi tempo e... perché l'esercito perde potere come vanno, come vanno avanti le cose. Questo dà un accesso, un accesso a un nuovo spike al, al quarto round, però certo che dal terzo in poi forse è più, più di impatto, più rilevante, però pure questo sarà da vedere secondo me mh, in partita. E comunque è molto forte perché parliamo di un esercito qui a benedatore rend aggiuntivo ovunque sul campo, flat, è eh, comunque sempre super forte. Sì, anche perché rispetto a prima C'hai cioè, mi sembra di avere adesso, magari mi sbaglio, ma molte mm -hmm. più unità. Hanno già darmi armi di base con rend almeno uno, mm -hmm. ma soprattutto c'è un piccolino <ride> che sommato a queste cose. Esatto. Fa un effettino carino, carino che vedremo ma... anche lui dopo, senza fare spoiler. Ma sappiate Mamma che il piccolino del gruppo, o meglio ancora, è una pietra, praticamente si porta dietro una pietra in miniatura. Esatto <ride> Dunque, Roger ci dice: non è che stanno iniziando piano piano a ridurre le evocazioni dei vari eserciti? Oppure solo per cambiare le dinamiche delle bocche? guarda credo di no Roger Lynch Semplicemente evoca molto di più adesso rispetto sì, a prima sì 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 assolutamente ma anche perché io, mi... cioè, io ci sono passato dal momento in cui in prima edizione le vocazioni le passavi e uno dei grossi cambiamenti di primi spoiler che fecero della seconda adesso le evocazioni sono tutte gratuite e tutti tipo oh mio dio ma che cacchio di che assurdo bla 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 quindi mi sembra strano che facciano un passo indietro così grosso nell'arco di eh, neanche due edizioni Beh, e, poi, e, ne, e poi neanche conviene loro a livello economico ragazzi parliamoci uh -huh. chiaro aspetta c'era una cosa che, prima ci pensavo proprio oggi che avevano fatto un cambiamento che era durato pochissimo perché non aveva funzionato poi mi verrà in mente uh -huh. proprio per, su, parlando di queste cose che ogni tanto ci provano a fare dei tentativi dicendo ok vediamo questa cosa come va sì. poi si accorgono sì. che non funziona e la tolgono sì c'era qualcosa sai sì. non mi ricordo neanche io ma c'era qualcosa effettivamente Ogni tanto, beh, ci sta perché comunque è bello perché comunque il gioco è tanto seguito e sta tanto sta aumenta sta sta aumentando davvero tanto di numeri. Addirittura sì. per farvi capire, qua a Milano eh, abbiamo eh, deciso di fare la nostra serata associativa, di raddoppiarla e trovare un altro giorno per trovarci mm. perché ci si è resi conto che in un giorno dovevamo non rimandare troppe persone alla settimana successiva. Ah, beh, Quindi... ottimo tanta roba, tanti è veramente bello. Sì, le doc scarse come cambiamento proprio, aspetta. <ride> Beh, le doc hanno Il subito... quale mondo esattamente? Sì, hanno subito un nerf incredibile, infatti Morati eh, sì. non si vede praticamente più le Lol. <ride> LOL. Vabbè, non parliamo bene degli altri, ma continuiamo sì. a parlare di queste specie del caos che sono veramente curioso perché Nonostante abbia preparato i testi per Fra, che è lui l'esperto, in realtà sono talmente stordito che infatti, potrebbero esserci vari errori, quindi ritorniamo alla nostra casa normale <ride> perché la che ci di piace noi. scorsa era troppo elevata. Quindi, esatto, un ospite troppo di livello: eh, basta, esattamente, è too much. Dunque, a livello di tratti di comando, c'è cioè, sicuramente uno che è passato agli occhi un po' perché credo di tutti, inizialmente, che è proprio il primo. C'è cioè Abyssal Cunning che ci dice. Dopo aver schierato, possiamo scegliere un'unità di Best of Chaos senza sottofazioni di niente. E, e possiamo scegliere di far sì che quando la schieriamo sul, sul campo, la possiamo schierare ovunque sul campo, anziché interamente entro 9 dal bordo. Sottolineiamo. E anziché più di 9 a più di 7 da qualsiasi unità nemica. È una roba che a ora come ora si vede davvero ben poco. Si vede con lo skitter lip quello speciale del Vermilord. Si vede forse, forse ancora con i Vanguard Hunter Sambro, non mi ricordo più, sinceramente, e... per... no. I Vanguard per... Hunter. No, non mi pare che okay. possano entrare. Comunque. No, a 7 c'è il come si dice solamente l'Imperatant. Ok, ecco esatto. Fa, eh sì, anche Bispi ce lo scrive: che fa entrare unità Thunder Strike a settembre. Esattamente. Pollici. Cioè sono... rompere la meccanica base dei 9 pollici è sempre importante. Ecco, sì, soprattutto, soprattutto quando, quando consigliamo che abbiamo che fa, a, a disposizione. Sì, esatto, mette tutti i nuovometri. Esatto. Eh, esatto, e soprattutto hai <ride> accesso a lo spostare di unità nemiche, così come hai accesso a unità che di base hanno bonus alla carica quando schierate e magari bonus alla carica per. Gruppi comando, e robe simili che poi potremo, potremo vedere più avanti, quindi eh, diciamo che è un hype assicurato, assicurato mm, fondamentalmente, o quasi. Ehm, in realtà, mh, diciamo che sono tutti abbastanza interessanti, sono istituzionalmente, soprattutto <coughs> in base a che tipo di generale volete costruirvi, comunque sia, a partire da che of Ruin, che è la seconda che vi fa fare una seconda azione eh, eroica delle, dei rituali. Senza subire le ferite mortali, tra l'altro. Ehm, che è molto versatile, appunto, ma mi piacciono anche molto mh, Twist Fake Cars Beast che aggiunge il numero del round in corso di li per lanciare magie. Quindi, fondamentalmente, avremo più 1, più 2, più 3, più 4 più 5 a cassare nel corso della partita. e Visto che ci sono magie molto forti su uno sciamano, questo potrebbe essere molto interessante. Fare una build sulla magia, e anche Slake Flare che è l'ultimo. Il che finché il generale è sul campo all'inizio della fase di movimento aggiungiamo 3 al movimento di tutte le unità beast of chaos che iniziano un movimento normale interamente entro 6 da questo generale fino alla fine di questa fase quindi abbastanza interessante in realtà che era un pochettino l'abilità che c'era prima del, dello sciamano, molto simile comunque sia ehm, però comunque sia è un bonus alla carica estremamente interessante, alla ah, carica scusate, al movimento ehm, ci piace molto. Tra l'altro, scusamelo se, se ti correggo, ehm, la, la command richiede di partire il movimento entro 6 da un elemento scenico, e non dal generale. E questa? Sì, esatto. Da. E non interamente. Da qualsiasi elemento scenico. Infatti mi ricordavo era, era più semplice da attivare. Entro 6. Sì, entro 6. Quindi capisci che è molto più interessante ah, considerando sì, che i scenici ne, ne abbiamo in, a, in abbondanza. Entro 6 è piuttosto facile, a meno no, che parliamo sei, di 6 praticamente è tutto il caso. I singoli modelli, esatto. Insomma, basta stare um, vicino a uno scenico che si parte con tre pollici in più. Quindi, estremamente forte, secondo me. Um, allora ci chiede: con propagator può scegliere lo stesso rituale o deve essere diverso? E... No, eh, non puoi scegliere. C'è proprio scritto nelle cose che sì, nei, nei più importanti. Nei rituali, esatto. Non ne può fare due altro lo stesso Non sarebbe un attimo, un attimo troppo rotto Sì guarda c'è scritto Guarda è scritto qua per... cioè, So che questo è un wall of text è qua In questa parte esatto. che sto evidenziando Esatto esatto, esatto. Sì. Poi ovviamente questi, queste pagine qua ve Le, le metteremo tramite sì, pdf sul discord Quindi poi ve le potrete recuperare E leggere Saranno sì. corrette promesso Prima che le pubblichiamo Sì che fo fo folli che dice cioè, contro <ride> Silvanet Non è possibile stare più lontano da sei Da un elemento scenico <ride> E mi sa che c'è ragione effettivamente Beh questi insomma... giochi Contro questa roba qua è un po' come giocare Contro Zinch Che non usi tutti i tuoi cast per non dargli Punti evocazione e Silvanet non usi Tutti i suoi riboschi per non dargli Bonus alle cariche Esatto esatto. <ride> esattamente, esattamente Comunque insomma tratti di comando tutti abbastanza interessanti Secondo me quindi questo mi rendo abbastanza soddisfatto, devo dire. Sì, eh, quello appunto. Il primo, più che altro mi chiedo: cioè, ci sono, secondo te, delle unità che possano eh, avvantaggiarsi molto di questo entrare a sette caricare sì. adesso rispetto a prima, perché prima adesso, tranne forse degli Zangor, ma con le row nuove. Sì. I minotauri scrivono in... Eh, <ride> spoiler. Spoiler. Spoiler alert. <ride> eh. Esatto, esattamente. Bene. Andiamo a vedere gli artefatti, va? Esatto, rispetto ad altri tomi, una cosa che mi piace però di questo che è semplificata, che praticamente hanno eliminato, tranne per certe regole tutta la divisione che c'era prima tra Briherd, Thunder, sì. Thunderskorn, Warherd, War eccetera. Warherd, esatto. C'erano esatto. delle abilità differenti, però, ad esempio, sì. i, i tratti comando sono comuni, gli artefatti tutti sono comuni. per fortuna, sì. Quindi, sì. sì, un'unica lista sì, per sì. tutti. Sì, sì. Posso spolverare una... i miei bulgor? Assolutamente Puoi sì. sì, sì. anche dipingerli, per quanto <ride> mi riguarda. <ride> ok, quindi, insomma, mimicando un pochettino la... La lista di primi tratti di comando... Anche qua il primo, cioè Strider Rock Helm... È uno dei più interessanti, secondo me. Perché per ci, ci fa fare... In modo che il portatore, dopo che ha caricato... Ci ne da un'unità nemica entro uno... E, e al due più gli dà lo Strike Last... Fino alla fine del turno. Che potete capire che... Eh, come faceva una volta Slanish... Eh, è estremamente forte. Ma soprattutto a livello difensivo... Perché ci permette di attaccare senza essere mai attaccati. O quasi mai, tra virgolette. E un esercito... Eh, light dal punto di vista dei tiri salvezza della bravery è molto interessante quindi mi piace molto devo dire la verità No, ma soprattutto se hai tante unità diciamo di impatto sì. poterle attivare anche di fila senza dover aspettare sì. l'attivazione del nemico esatto, unità che beneficiano della carica nel particolare esatto Chiaramente, sì, sì, sì. sì, sì eh, certo. Eh, rispetto a prima o ad altri eserciti, non ti devi basare su delle cariche al 9, ma su delle cariche all'8, diciamo di sì. base. Sì, Però, sì, cioè... tendenzialmente, sì. sì, sì. Non, ci sono, non abbiamo accesso a alcun tipo di reroll alle cariche, sarebbe stato un pochettino troppo forte per È fortuna. Un, eh... Però, Comunque, un Cox. Un delle cogs. belle Cox. Sì. Fai scendere prima il mago, evoca le Cox, speri di doppio turnare e fai scendere tutto. Esatto, esatto. O Però... se no, lanci le Cox in un punto X che diventa chiaramente il punto dello sbarco in Normandia, dove il tuo avversario sa che poi uscirà tutto il resto della roba. Esatto. <ride> esatto. Comunque, insomma. sì, ci sta. E, mh, altre scelte interessanti sono la Blebula Strumpet, che è un po' un. Una, un throwback alle evocazioni perché una volta partita ci dà 10 cor 10 ungor, 10 ungor raider. Eh, con la piccola differenza che se non fate il 2, più l'unità evocata la mettete il, alla fine della successiva fase di movimento ah, e non della stessa solo fase per di questa movimento. Questa cosa è fantastica perché. Sì. Cioè, il motivo per cui credo che tanti non giochino anche la Lady of Vine è il fatto di avere quel dannato 2 più per le direttorie esatto. che ti dice: Ok, esatto. lo fallisco. E... Esatto. Mm -hmm. Però vedi, col tempo imparano dalle loro cazzate, capito? <ride> cioè, mm -hmm. quantomeno stavolta non è sistemato. Vediamo se si sistemerà sì. noi una volta la Lady of Vines. Mi piace per molto, cui... però, anche a livello di loro perché lui suona l'aiuto la ri... cioè, sì. e... Esatto. e magari l'aiuto è lontano e ci mette un po' sì. ad arrivare si stavano ubriacando, stavano dormendo Probabila. probabilmente <ride> arrivano quando gli pare, tipo Gandalf sì, stavo proprio comunque, pensando al corno di... <ride> di del Borno. fosso di Elm <ride> esatto comunque insomma il discorso è che 10 core, 11 core, 11 core sono tutte in unità con il loro ruolo interessante e utile e comunque sono 10 verite gratis che ci fanno, ci fanno bene in un esercito che adesso chiaramente diventa molto meno folto rispetto a quanto era prima e per concludere, eh, insomma, me, è interessante anche la Bleeding Narc Staff. Quindi il penultimo, che alla fine della fase di movimento ci fa scegliere uno scenico o un obiettivo entro 6. E al 2 tutti tutte le unità nemiche entro 6 subiscono di tre mortali. Che è un po' la versione vanilla della spella del reame praticamente. Solo che appunto ci fa scegliere anche eventualmente uno scenico. E' è buono perché quando è più Spammiamo parecchie ferite mortali E abbiamo modo di farlo in vari modi no, ma è Mi piace molto il fatto Che tu puoi fare entrare questo Un eroe con questo sì. Tratto alla fine della fase di movimento Magari vicino a un elemento di scenico Che si trova esatto. dall'altra parte, O magari uno grosso che è dall'altra parte ha dei nemici esatto. Usate questa abilità e Praticamente fate franare La collina sull'esercito nemico Esatto, hashtag Eraldor. Esatto, che bello, giocavo una lista con quattro Eraldor su Twitter, era bellissima, po, 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 con le loro esatto. trombette mortali a caso, <ride> e poi tutto che correva caricava. Bello, 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 legatissimo. Comunque, buone scelte di artefatti, devo dire, roba abbastanza interessante. Un sì, po' beh. forse light sul discorso armi da picchio, perché c'è solo Alex of Morgur che fa fa ignorare le ferite fatte, de... cioè non... ignora i ward per le ferite fatte dall'arma, de... è vero anche che non abbiamo eroi particolarmente interessanti in combat più di tanto tranne forse vagamente il Bistord, vagamente il Doom. No, per assurdo è meglio darglielo Slaterfrack Helm sì. perché, ok, perdi magari un pochino di potere di danno, però è specifico perché se l'unità non ha ward non fa niente, esatto. lascia, però avere molta più possibilità di picchiare. Sì, 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 sono d'accordo. È molto interessante. Forse per assurdo rispetto a quanto dicevo prima, comunque solo sei artefatti un pochino sì. limitata la scelta. Mm -hmm. sì. Potevano almeno dividere, forse tra eroi diciamo da e maghi, e forse. Maghi. Sì. sì. Magari 4 e 4. Vabbè, comunque esatto. abbiamo sempre il Tomarkano che è ottimo. Insomma, non ci sia niente schifo. Ah, Quindi, insomma no. c'è un modo di fare robe interessanti. A proposito, di maghi, vediamo un po' esatto. di, di magie. Di magie. Sì. Dunque qua hanno fatto una differenziazione come c'era prima, quindi tra eh, un, sapere dei Breyhard e sapere dei Thunderscorn. Eh, però hanno aumentato di tantissimo la lore dei, dei Thunderscorn che vedremo dopo, però insomma, più, roba in più non ci fa schifo assolutamente. No no, però decisamente simpatiche queste sì. magie. Sì, molto forte, una lore estremamente forte secondo me. Valori di cast relativamente bassi, mm -hmm, soprattutto sì. per un paio che sono per sì. me veramente forti. Sì, sì, sì. Dunque, andando in ordine, sicuramente nominerei Vile Tide, eh, che prima era una roba abbastanza inutile, adesso è diventato di tre mortali e no command su quell'unità, mm -hmm. che è molto forte, quindi appunto consideriamo quello insieme allo strike Class, tanto per dirne uno. È forte cioè un, bloccare un, 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 eh, un wall of defense, bloccare un eh, come si okay. chiama presenza ispiratrice perché alla fine è fino alla fine del turno, non esatto. fino alla fine della fase. Quindi, estremamente forte, secondo me. E tra l'altro, cast al 6 range 12, ok. Ma tanto, i vostri eroi o usciranno dal bordo o seguiranno l'esercito. Quindi, bene o male, cioè, a 12 ci arrivate in ogni caso, secondo me. Okay. La seconda, secondo me Vicious la seconda Return è fortissima. Più che altro, forte. Sono, sono curioso di sapere se, eh, perché ovviamente, non avendo il testo, se è uguale a quella degli Stormcast, ovvero fino alla fine del turno, o sì. come l'ho trovata scritta, se è fino all'inizio della tua prossima fase. Eroi, se è così, come l'ho scritta anche nel testo, è veramente forte perché è una magia sia offensiva ma anche difensiva. Sì, esatto, è vero. Sì, diciamo che è situazionalmente utile, secondo me, perché non sempre eh, serve bloccare il palino l'avversario. però soprattutto se abbiamo in mente un certo tipo di meta in, in eventi in cui andiamo a giocare, ecco, sicuramente c'è cioè, Se sappiamo che giocheranno tutti Slave to Darkness, ce ne frega relativamente poco, perché o c'hanno i Chosen con range 2, o c'hanno i, i Cavalieri che minano comunque tutti, o c'hanno le Varangard con range 2, E ok. Però se, se abbiamo in mente un meta del tipo... Che ne so, orde o che ne so, eh, unità, che ultimamente veramente... potrebbe essere, cioè esatto. Dico, nel torneo, quello che vi avevo accennato un paio di settimane fa, che stiamo facendo con i ragazzi spagnoli e francesi, e c'è anche un'altra squadra sì. italiana che purtroppo è stata, ha concluso il suo torneo proprio questa settimana. sì perché è un torneo di eliminazione e sì. questo, ad esempio in questo round dove affrontiamo una squadra spagnola c'è una lista con 30 pink, una lista con 80 streghe e l'altra lista ha 50 tra raspe e bladegeist, quindi ah, sì. orde sì, su orde, sì, su, orde sì. su orde. Sì, contro taunt, ad esempio è molto potenzialmente forte, secondo me. Mm. Mm -mm. Sì, sì. Che pure questo in combinazione appunto con magari non ricevere command attaccare per ultimo, vedi si crea una sorta di layer di debuff che iniziano a diventare tanti. Poi alla fine ehm, un altro debuff, Primal Dominance. sì questo è molto un for the lol Esatto, esatto. è, è l'anti-Gargant. Questa qua, eh, che Ma prima c'era no, una spell. Già, anti-Gargant ti blocca eh, le azioni mostruose e ti fa contare uno sugli obiettivi. Anche, anche anti-Ogre in realtà di Stonhorn però appunto situazionalmente super forte. Se c'è un meta estremamente monster heavy, questa ve la portate dietro sicuramente. Oh, eh, una che vi portate dietro sempre, comunque a meno in uno per se non in due per attende il Sovatrofi. Che già prima era super forte perché era meno 1 al save. All'avversario, adesso è più 1 ai danni delle armi da mischia che bersagliano l'unità nemica. Un bounty hunter magico, esatto, un worship hunter magico praticamente. <ride> cioè, potete immaginare che arriviamo ad avere appunto tre yogurt a danno 3, e Bessicor a danno 2, Bulgor a danno 4, se non danno 3 in base alle armi. Inizia a diventare davvero, davvero interessante. Per fortuna si lancia al 7, però qua, per esempio, anche solo per una roba del genere, dei cogs ci rivedrei molto interessanti. Eh, però Cox con comunque 80 punti, se non sbaglio. Eh, lo so, lo so. Però appunto, dalla, dai, al mago il tratto di avere più, più, più al cast pari al, al round in corso, ah, vuol dire sì. che già al, al primo turno lo casti, di media la casti. Sì, certo, non 6, sei entro 12, 5, il 4, ma dal, se, dal secondo, dal secondo, il terzo turno in poi sicuramente sì. sei entro 12 da qualcosa, e la fai quasi sempre, eh, fondamentalmente. Eh, quel tratto è, soprattutto con un esercito così, che non è Alpha Strike, ma punta a fare la partita nei turni sì. alti, diventa... Sì. Molto diciamo forte. che lo stack al, ai danni al save comincia a essere esatto. importante. Sì. Comunque, concludendo, Wild Rampage diciamo che ci dai 6 che esplodono a colpire, niente di particolare. Però, buono sicuramente. E Titanic Fury da, è rimasta quella prima da più non gli attacchi a un mostro. Comunque, abbastanza interessante. Sì, Comunque, sì una lore soprattutto per le prime 4 super, super interessante. Diciamo, tutta la parte di artefatti che non andava a colpire particolarmente le, le armi e il corpo a corpo viene completamente compensata dalla fase magica. Esatto, esatto, esatto. Ecco qua hanno aumentato la loro Thunder che era, era di tre magie adesso sono diventate cinque, non so perché cinque non sei, però vabbè. <ride> <ride> qua eh, risalta sempre, al, come al solito, il Storm che è rimasto letteralmente quello a prima. È rimasto sul Range 21, è rimasto il lancio al 6, che di mezzo, movimento <coughs> e carica, corsa e eh, carica come la prima, e con cui al mondiale scorso ho fatto un sacco di cose divertenti <ride> con il mio Shaggot, eh, e resta super forte secondo me. Guarda, certo, non c'è più il PD di Korn però comunque... contro chi è che ero? No, Forse era proprio Patru. Mm -hmm. Comunque al, ai trial mi ha lanciato questa magia sull'incarnato. Però poi ho detto eh. comunque tipo un doppio 6 sulla carica. Quindi, ok, ok. okay. Oh, posso... Sì, contro l'incarnato è fortissimo. In <ride> sì, particolare, eh, ti prendi un incarnato e praticamente lo, lo lasci lì a non fare. Esatto, anche perché quasi sempre sei fuori dal range per le command. Quindi, sì. è spesso difficile. Che avere, e, penso um... che muove anziché 12, muove 6 e carica di mezzo lato. Sì. Corre di mezzo cioè ma passa sì. da muovere 18 a muovere 9 massimo. Sì, sì, sì. sì. E, um, dunque, Fulgurus Blades era una che inizialmente mi era sembrata molto forte, ma leggendola bene, in realtà l'è molto di meno. Perché è vero che si lancia al 6, però praticamente dice che sottrai 1 dagli attacchi delle armi nemistiche che bersagliano eh, una tua specifica unità, quando chiaramente se fossi stata solo un unità avversaria sarebbe stato molto più forte, ed è, è meno forte perché secondo me. È, è... Sei portato a giocare meno rank and file, visto che spesso fai ambush da fuori da, da bordo del campo. E questa spell può beneficiarci solamente se fai un doppio turno col mago o la tonità vicino. Oppure se ci parti da prima, però in quel caso là, magari sei a rischio doppio turno, Beh, difficile, eh, magari... e raramente secondo me avrai delle death star. Forse a parte no, i bulgors se proprio. Eh, stavo Quindi stavo non proprio so quanto Bulgur, ne vale la pena. I Sentigor, gli sì. slangor <ride> Però unità tendenzialmente abbastanza piccole, ecco i Dragonogre. Credo. Beh, lancialo comunque... su un'unità grossa di Dragonogre, lanciali ah quello. Eh, sì, facciamo. per carità, per carità. E dunque, Thunder Wave non ci interessa. Furiscale situazionalmente utile perché dà mm. eh, meno uno agli attacchi da tiro delle unità entro 18 da, sì, da lanciatore. Cioè... Tutte le unità. È una bolla, sì. molto forte. Infatti, è mm. un esercito che è diciamo suscettibile al tiro. Come Bok, è molto utile, secondo me. Reging Storm si casta all'otto semplicemente perché fa una mortale a ogni singola unità sul campo nemica. Quindi non so cioè, è tipo bellissima l'idea. Però alla sì, fine vale spero. davvero la pena fare 8 per fare altissimo. questa cosa. Comunque, vabbè, insomma, hanno voluto sì, fare la quattata. Eh, la Goblin lancia sì, la lanci, fai testare tutto l'esercito ogni turno. Se quella eh. scappa è fortissima contro eh. Goblin tra tre unità e ne rimette due di mezzate ma vabbè è un altro dettaglio dettagli esatto dettagli. comunque bella allora discreta allora anche per i nostri cari Shangotto poi appunto hanno unito le sottofazioni adesso non so prima quante cioè, forse sì, è giunta sì. Quickfree rispetto a alle... Quickfree si è aggiunta sì prima erano le stesse le altre sono, sì. sono le stesse Sì Uh, dunque, quello che c'è di particolarmente interessante è che hanno ridotto le abilità come hanno fatto un po' con tutte le altre. E abbastanza bene, secondo me. Perché All chiaramente resta focussata molto sulle uh, truppine. Per cui a fine Battle shock come i del direct crani, mettiamo di 3 più 3 modelli. Interessante, secondo me. Anche se parliamo di un unità molto suscettibili allo shock e al salvare schifosamente. Quindi da pensarci, diciamo da buildarci sopra, secondo me, non è che, non è una di quelle che diceva ah, Non so che prendere, prendo quella quando che invece una che potrebbe essere così potrebbe essere Dark Walkers, perché comunque sia se giochi Ungor, o Gor o Raiders, ti fa, te li fa usare come fossero praticamente i Far Striders, no? perché tu che li giochi adesso Ambro, o come fossero un po' come tri Revenant tra virgolette, come erano prima, quindi uh, li fanno muovere sul bordo del campo come se si deportassero. Ed assume molto forte, soprattutto per il controllo degli obiettivi, perché sai che c'è sempre qualcosa che può andare no? a prendere un obiettivo ah, alla sì, fine. Sì, sì, anche perché entro eh, 9 dal tavolo comunque sì. è tanto: è tanto. Tutti tanti obiettivi, obiettivi sono entro 9. Bordo, sì, ti limita, ma tutti gli obiettivi sui bordi sì. sì. ci può arrivare. In continuate, in li continuate a minacciare. Sì, 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 infatti a me piace, adesso ho preso un'unità di Fast Rider che vedete nella bellissima scatola qua dietro che come vedete la GV fa sempre sì, sì, sì. Molto attenzione all'aspetto esatto. Guardate, Guardate quanto accattivante è accattivante questa scatola, come vi fa dire <ride> che bello la voglio anche io Esatto, proprio così tra l'altro, neanche mi ne frega di distinguere se è del 40k o di House no, no, potrebbe tutto. essere di entrambe. Sarà a voi scoprire di che esatto. cosa si tratta. Leggendo un'etichetta grande quanto un 5 centesimi, ma <ride> <No>, vabbè. Esatto. <ride> e comunque i Vanguard Hunter, i fast rider li ho presi più che altro. L'unità piccola era più che altro l'unità più economica del Tom Storm. Cast dopo i piccini. Sì. Però anche i Vanguard Hunter che sono in Astral Templar battle line e teleportano ogni turno. Avere un esercito che teleporta tutto ogni turno, certo. sì eh, le bestie lo fanno decisamente meglio, <ride> ma sono dettagli. Esatto. Comunque, insomma, per concludere, vediamo quella che c'era già prima che Gave Spawn che si conclude molto rapidamente che dà accesso alle progenie Battleline e alle Gbrin Congregation che sono le unità da tre progenie, che poi agiscono un, separatamente e hanno un profilo migliore rispetto alle progenie vanilla perché hanno un movimento più, più solido e degli attacchi a distanza buoni e una, una, insomma, una possibilità interessante di accesso a un nuovo tipo di Battleline molto poco costoso. Concludiamo col Quake Freak che è un nuovo, un nuovo, una nuova sottofazione dove abbiamo Saigor e Gorgon come Battleline e sotto i Saigor diventano, pre diventano preti. Quindi abbiamo accesso a Curse, a Bless, a Heal, quello che vi pare, ma sotto Curse. E la loro preghiera Head Shutter è super forte perché facendo un obiettivo visibile entro 12 è un'unità nemica entro 6 subisce di 3 ferite mortali e fino alla fine dell'inizio dell della tua prossima fase di eroi i modelli nemici sopra l'obiettivo contano dimezzati rispetto a quanto contano prima quindi se ci avete sopra 10 modelli è come se ne aveste 5 che è superforte di 3 <ride> che muoio esatto più le mortali esatto, esatto. più le mortali tra l'altro quindi super 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 forti secondo questa... me poi i Saigor che sono i modelli che, anche se vecchi, direi che sono invecchiati decentemente. Sì, sì, non mi dispiacciono, devo dire, infatti. E, anzi, guarda, approfitto di questa cosa per fare un piccolo off-topic, riguardo sì. la visibilità degli obiettivi. Perché sì. la GV ancora non ci ha rilasciato un, uh, una fac in merito, cosa voglia dire obiettivo visibile. Per cui ve lo dico perché è stato anche detto sul gruppo, per tutti quelli che ci saranno a Pescara, e la linea di vista di tutti gli obiettivi sarà considerata tra il modello e il centro dell'obiettivo. Quindi, se voi posizionate un modello vostro sul centro dell'obiettivo, quell'obiettivo non è più visibile. Perché, da RO come scritta, eh, questa la regola deve essere applicata in questa maniera. È stato sì. bravissimo i ragazzi dell'organizzazione dell a chiarirla subito perché secondo me poteva dare molte interpretazioni. e creare anche proteste perché uno poteva dire eh, ma io non sapevo fosse così avrei giocato diversamente adesso tutti avvertiti tutti lo sappiamo esatto. che sia giusto o sbagliato esatto. non lo sappiamo lo scopriremo presto esatto. <ride> va bene, bene direi che a livello di regole non c'è altro da aggiungere quindi comunque rispetto a come era prima molto 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 semplificato c è. C è. Vogliamo dare un'occhiata rapida a tattiche e strategie prima di passare a sì. vita Perfetto. Aspetta un secondo prima di Mavor 29, comunque in generale mi piace molto tutta questa serie di opzioni di debuff e ferite mortali che puoi dare al nemico tra magia, abilità eccetera. Penso sia bene l'idea uh, di avere l'idea di un'armata che rimane frastornata dall'imboscata di un'orda di bestie. È, è vero, vero, non ci avevo pensato. Concordo tantissimo, cioè questo non sai da dove arrivano. È vero. E, Pieno di trappole posizionate per l'imboscata. Vero? Vero, sì. Chissà se ci hanno pensato anche loro così, o se è totalmente <ride> casuale, cioè, <ride> hanno la rotella della caratterizzazione dei, dei libri. Tipo cosa daremo? alle bestie? Vai? Togliamo le vocazioni, giriamo la rotella. Mmh, adesso <ride> debaffano. Oh, sì, vai debaffano. Perché sto pensando <ride> ai dugonghi di South Park che scrivono le puntate dei Griffin? <ride> bah Mamma mia, io penso anche agli autori di Boris. Come al solito, anche. Ciao guarda, ma probabilmente hai ragione. Ma a noi piace scherzare su sì. gli scrittori della GV perché ogni tanto hanno tirato fuori delle perle, delle cose incredibili che ci ridiamo, fuori, ci ridiamo su ancora adesso per abilità che non avevano senso, pezzi che erano forti nelle cose sbagliate. esatto è <ride> un vero motivo, esatto. Allora, vediamo le tattiche di battaglia. Uh, leggendole rapidamente non mi era sembrato fossero così rotte. Però magari adesso tu mi. Sì, sì, sì. sì, sì. Dunque, Allora, tattiche la prima di battaglia. È manga anche da prima. È letteralmente quella prima. È letteralmente uguale a prima. Distruggere un'unità entro 12 dalla Hearthstone. Quindi, fattibile. Decisamente fattibile. Uh, ho pensato prima di scrivere un nuovo libro. Vado a mangiare cinghiali e bere birra al pub. Sì. Ma secondo me fa fanno le cose in contemporanea, cioè bevono cinghiale e be mangiano birra? Esatto, mentre scrivono okay. il tomo, <ride> e oppure cambiano anche le cose. Mangiano il tomo mentre scrivono sul cinghiale? Ah, potrebbe sì. essere comunque <ride> <ride> sì. Shadow Shad Shad Derson è fattibile, l'ho fatta varie volte e ci piace. Ci piace molto di meno Bister Rot che c'era già prima, mm. e prima comunque non si faceva, non si farà neanche adesso. Perché presuppone di avere due unità più il vostro generale entro tre da un'unità uh, un, uh, nemica, cosa che è estremamente difficile da fare, visto che per farlo l'unità un non va uccisa? Sì, ma non e, va uccisa um... e non deve morire. Aspetta, che tu hai detto anche il generale, però magari mi sbaglio. Ma... Sì, i fior general è il tuo muro di Friendly Beast of Chaos. Units. Ah, ok, io mi do ancora più complicato. Sì. Cioè, lo puoi fare contro un Gargant, forse? Sempre che non muori per il bot del Gargant, però, ho capito. Quello è il discorso, cioè lo fai su una mob di... Eh, di vincor, ecco, quello sì. Però... Sì, però, ok, situazionale può capitare, però c'è sempre la possibilità che ti va di botta di sfortuna e ti muoia un pezzo, oppure fai il tiro della vita e uccidi il, sì. il pezzo. Ah, però forse, ecco, la cosa che cambia è la parte finale, perché prima dicevano della stessa unità, mentre dice 103 da qualsiasi unità nemica. Quindi... Eh. Ah, Comunque, già un pochettino più interessante. Era più carino se avessero fatto una roba in stile, se non sbaglio, gli ogre, che devi averle alla fine della fase di carica. Quindi esatto. tu devi caricare e esatto. una volta caricato puoi anche spazzare via tutto e la battle tattica la fai lo stesso. Sì, esattamente. La cosa buona è che in realtà tutte le altre successive sono tutte piuttosto fattibili. Sì. La, la terza è la più facile in assoluto. Sì, in soprattutto assoluto... perché da come l'è scritta... Non devono essere tutti e 10 sull'obiettivo, ma basta no. che l'unità la contesti. Esatto, esattamente, proprio così. E quindi, letteralmente, è prendere un obiettivo dell'avversario con un'unità che abbia almeno 10 modelli. Letteralmente. Sì. Così co come letteralmente eh, Resuscitavergi cioè, la fai se c'è un, un una qualsiasi unità che sta per morire e tu ci faresti eh, Green Momentum o una roba del genere. E semplicemente... La cosa buona è che dice devi farci sopra un rituale e poi viene distrutta, quindi puoi farci sopra anche, eh, lo muovi di 2D6 e poi la picchi e, e l'hai fatto uguale, quindi non è che, che deve essere distrutta dal rituale, quindi estremamente fattibile. Ah anche no, no, infatti, infatti è per quella, esatto. è fortissima. Sì. E eh, D of the pure è pure piuttosto facile, perché se, se, la, se ti organizzi la puoi fare piuttosto facile? Sì, questa, eh. anche qua c'è un dubbio che mi è venuto scendendola. Sì. Perché dato uh -huh. da, oh, da Corebook, un'unità sì. dice che è in cover. Se si trova sopra uno scenico interamente, o tutte i modelli devono essere dietro un elemento scenico entro uno dallo stesso sono le 22.18 fra è caduto quindi oggi è leggermente in ritardo ma come vedete si torna alle nostre tradizioni adorate di fra che cade alle 22 qualcosa un momento <ride> eccoti no, ti, stavo, ti stavo dicendo che, cosa stai dicendo? esatto che... perché se tu sei interamente dietro un elemento scenico sei in cover, sei in cover. rispetto all'unità nemica però esatto. non sei in cover in senso assoluto eh, quindi... se non specificano l'importante è essere in cover. Quindi, tecnicamente, ora come ora, anche se sei interamente dietro uno scenico, credo. Eh, però, però, comunque, è da chiarificare. Che... In ogni caso, comunque, facile perché ti chiede letteralmente di muoversi sopra uno scenico e hai accesso comunque a unità, tendenzialmente anche abbastanza rapide. Quindi, super facile. Cioè, non c'è nessuna interazione con l'avversario. Questo che voglio dire. Ah, no, certo. E anche l'ultima, Trample to March eh, la, la fai se uccidi un'unità eh, In fase di carica Considerando che hai accesso a mortali in carica Con i Bulgor eh, Con il Dumbull E un, forse un paio di altre cose Sì, è situazionale Ma magari c'hai un'unità che è molto ferita lì, Con uno o due modelli sì. La carica e la passi via sì. Tra l'altro per come è scritta eh, Lo puoi fare anche con le azioni mostruose lo fai sì, con... da... Allora aspetta no perché forse l'ho tradotta un po' sbrigativamente io no ma... credo di no perché dice se qualsiasi unità è distrutta durante questo turno da ferite mortali è locata sì, esatto. nella tua fase no, di no, carica sì, esatto. esatto quindi puoi farlo anche con l'azione mortale è uno stomp capito esatto. e, e via quindi pure qua sì, cioè tiri quell'uno ha... e vai a prendere <ride> esatto. Gesù <ride> esatto. bambino direttamente al tavolo a fianco che lui in realtà sta vincendo <ride> con Stormcast e dice nulla esatto comunque eh, parliamo di quasi tutte tattiche facili quindi sì, davvero tantissima roba. Esatto. Penso, penso, penso da, da Slaves le migliori che abbia visto finora. Devo dire la verità. Su questo sono estremamente soddisfatto. Sì, sì, beh, vi sta andando. voi giocatori dannati, giocatori di bestie, vi sta andando discretamente <ride> bene. Esatto. Soprattutto perché vi è rimasta la cara eh, Protected di Hearthstone. Sì, che adesso forse è un pochettino più. Anche un po' più interessante secondo me perché la Hearthstone inizia a perdere un pochettino di diciamo quelli, Esatto, quell'importanza da bersaglio chiave che si sì, ti dà il. ti dà il rend, però non ci evochi, non ti dà appunto lo shock e, e robe del genere. Rally. E quindi potete anche metterla in un angolo del campo e dire ok, se vuoi andarci là, vacci pure, però esatto. perdi un'unità per andare a farla. E... però allo stesso tempo mi piace, mi piace molto anche Secreting in ma per il semplice fatto perché brayard è, è una keyword estremamente diffusa perché no, ce l'hanno non dice se i due obiettivi devono essere tipo interamente nel territorio unico esatto e poi non, non, eh, esatto, non hanno alcun tipo di, di requisito l'obiettivo là e appunto come dicevo brayard sono besti, Zangor, Ungor, Gor, Ungor Raider, lo sciamano, il Beast Lord. Quindi, davvero tantissime unità, anche gli stessi dischi. In realtà che non abbiamo nominato, ma anche loro sono Brayard. Quindi, c'è modo di farlo davvero con tantissime unità. Può quasi fare una mano Brayard e farla tranquillamente. Quindi mi piace molto, devo dire, devo dire la verità. E, um, Flanking Warhead è un pochettino più complicata perché devi avere due unità, interamente entro nove del tavolo, ma di war abbiamo appunto. I Bulgor, il Dumbull e i due mostroni, quindi non c'è davvero un motivo per averle entrambe entro nove dal bordo del tavolo. Sì, ...e cerchi soprattutto... di dover fuggire l'ultimo turno della partita ...esatto... Per fare... Fare e soprattutto, secondo me, va a sovrapporsi un po' con Age of the Beast, perché Frankie Warhead è più facile se giochi una mono, una mono Saigon e Gorgon tra Però a quel punto anche Age of the Beast può diventare interessante perché ti devi di avere almeno due Saigon e Gorgon amici. Con nessuno dei due che ha mh, almeno metà delle ferite allocate quindi a sette ferite a otto ferite subite o meno, praticamente, e sì, però col quindi... fatto che possono curarsi, hanno Esatto, quindi Come a quel punto piuttosto che Edge of the Beast insider... esatto. Però appunto la prima e la seconda, ottime, secondo me. Sì. No, a me piacciono, anche queste sono. Forse la seconda adesso non so. Probabilmente con un esercito full Brayard funziona, però altrimenti mm -hmm. è fattibile limitarle. Perché comunque il Brayard è feccia, cioè, tutta roba molto. Eh, yeah, però pure è... il zango, i Bessicor. Mm. No, però spezzando. è comunque roba fragile. Cioè sì, fragile. ma di roba, di roba solida non ce n'hai quasi. Eh. Quindi su questo mettiamoci l'anima in pace, tranne forse tra i chiogri, ma Puracci non sono nominati qua. Mm. <ride> Neanche nelle tattiche, tra l'altro. Dunque. cambiato Basta. Chi ha 33 Dragon Ogre? <coughs> eh, <coughs> Io ne ho solo 15, credo attualmente, ah. oh no. Eh, sì. Bene va bene, adesso, come solito, andiamo a vedere qualche unità che fra ha reputato particolarmente interessante. Yes. Non sono le più forti, non sono no. le più giocate, non è detto che siano le migliori, le peggiori Semplicemente no. delle unità che riteniamo interessanti di, di darci due parole Dato sì, che comunque esatto. questo luogo parole. è veramente immenso Yes, molto grande, sì, tante scelte <ride> Però questa, che con in cui iniziamo, probabilmente è un must have in eh, Penso fosse l'unità più auto-include del libro in assoluto e mi, mi spoggerei quasi a dire la migliore unità del libro tendenzialmente. Il buon vecchio sciamano Berciante, perché lo conosce così io, Great Bless Shaman. E... Per nessuna delle sue caratteristiche, eh, né wounds né save <ride> né move né brevery, ma neanche combat. Anche se hanno migliorato il profilo in combat e anche il save perché prima salvava 6 e prima faceva un solo attacco. Parliamo comunque di un mago che ora come ora non so bene per quale motivo. Ma costa 95 punti. L'unico modello che ha ancora il 5. E mm, quindi forse lo correggeranno una FAC. Sospetto. Perché? Anche che costa 600. Va super bene. Perché comunque parliamo di un mago. Monocaster. Eh, con una magia interessante che è Devolve. Che era la prima l'azione eroica. La rituale eroico che abbiamo visto prima. Che comunque resta super forte. Perché fondamentalmente è pseudo. La spell della Catalar, praticamente che mi creo adesso: Darkest of the Soul, se, però con 36, questo se, la Catalar, solo 2 esatto, cioè un danno nemica visibile però, entro 18, ehm, come dice, eh, se supera la brevery. Sì, però la Catalar blocca completamente questo di mezzo. Basta. Quindi. Ok, ok, giusto. Però è anche, è anche normale che qua con tre d 6 di media fai 10, quindi basta un, un dato sopra media e blocchi qualsiasi cosa nel nel gioco, blocchi insomma debuffi quasi qualsiasi cosa nel gioco e, e appunto gli dimezzi il movimento se sta muovendo, gli dimezzi la corsa se si sta muovendo, gli dimezzi la tirata se si sta ritirando, gli dimezzi la carica se si sta caricando quindi un altro debuff super forte secondo me e eh, la cosa che lo rende un auto include è l'aggiungi 6, la gittata delle azioni eroiche dei Rituals of Ruin quindi lui fa le sue 6 mortali a 18 ti fa allontanare stando a 18 pollici di distanza ti dà immunità allo shock a un'unità entro 18, eh... super forte. Ti Perde il il movimento. Ma le unità. esatto, esatto. No, veramente sì, sì. Questa cosa è fortissima. Mm. Sì, quindi davvero per 100 punti è incredibilmente forte, secondo me. Sì, sì, anche sì. se aumentasse un po', ma questa abilità assoluta. Ora, finché siamo nel ramo di 130. insomma... Sì. Roppe certo. del genere, Vale. tutti. Potrebbero migliorare un po' il modello perché, sì. ma Quindi guarda, dico... non è così male se lo vedi di persona poi. Poverino, eh. sì. Poi eh. un, un paio di metallo bellissimi. Devo dire la verità, Maronna. Che belli i modelli di metallo. <ride> a proposito di modelli, vediamo il prossimo. Che addirittura non sono riuscito a trovarlo con una basetta rotonda. <ride> <ride> che è il Dumble. Anche lei, Donald Custer, è rimasto con 5 secondi. Ah, vedi un po'. Che, che, che autismo, oh madonna, mi fa triggerare proprio l'autismo. Sì, eh, ecco, ecco, vedi quello che dicevamo prima: delle cose che la GV ha fatto e poi è tornata indietro. I 5 punti. Esatto. Ah, bravo, esattamente. Esattamente. Cioè, li ha messi, li ha ridolti, così. Esatto. Cioè, non ho aggiunto né tolto Andrà. praticamente nulla. E boh. Sì. Comunque, questo, modello simpatico, quadrata. Esatto, questo simpatico amico Dal leggerissimo costo di euro Se ve lo volesse comprare originale in tutta la sua qualità, uh, fine cassa, credo sì, esatto. <ride> e, in realtà, a parte che è pieno di file bellissimi per Samparbi. In realtà, eh, l'ho incluso perché intanto ci sblocca i Burgor burger come, come Batman. Nel caso in cui ci interessasse. Probabilmente è il miglior campione a cui abbiamo accesso da, da vedere con il Beast Lord, Che non ho incluso semplicemente perché vorrei verificare un pochettino come si comporta. Uh, però, intanto, ci dà accesso a Bloodgrid, che è la sua abilità che ci fa fare mortali al 6 per colpire pari al danno. Che è super forte, considerando che ha danno 3 e danno 2 sui suoi attacchi. Ma soprattutto la sua command è un'altra, forse la seconda cosa più forte. Insieme allo spostare le unità, e forse insieme alla preghiera del Psychor. Perché all'inizio della fase di combattimento, scegliere un unità amica war a entro 12 e appoggiatele da tutte le unità nemiche, e quell'unità può tentare di caricare, cioè quindi fa caricare fuori fase, lo fa fare anche nell'inizio nell fase fase di fase combattimento avversaria, esatto, soprattutto lo fai esatto. non è specificato nel tuo turno esattamente. E questo vuol dire che se hai piano, e non riuscissimo per qualche motivo a caricare con un'unità con la keyboard giusta, Abbiamo tre possibilità totali per caricare con le nostre unità: perché abbiamo la carica, il reroll e la command a inizio fase combat. E co caricare in fase combat è fortissimo: in primis perché l'avversario non, non può mai sapere se lo farete, quando lo farete e con cosa lo farete, cioè, sì, c'è un range, ma ok. Soprattutto vi fa passare gli ali, che è la cosa fondamentale, e le, è le e le azioni mostruose, perché si sono tutti in fase di carica o a fine fase di carica. Ma mi viene in mente e... anche un altro caso molto utile, ad esempio uh -huh. tu hai, proprio, diciamo proprio l'esempio: dei bulgor belli e picchiosi però abbastanza fragili e ti trovi davanti dei fire slayer che dicono Ah io combatto in Se esatto. combat, Bravo. sarebbe un peccato io ti caricassi dopo e quindi non puoi attivare questa tua magnifica abilità Esattamente, esattamente, quindi davvero cioè, mano a mano che va bypasserai mm -hmm. tantissime abilità che ti counterano tantissimo e così è davvero davvero tanto forte secondo me. Tanto per raggiungere al 2 più di tre mortali in carico sì, quello... tanto per carica, esatto. parliamo di un, un pupazzone con 8 ferite 6 bar 4. Un buon profilo da mischia. Eh, quindi super, una super scelta, secondo me, davvero una super scelta. È un bel toro in carica. Sì quindi Esattamente due cose. Dovrò okay. trovarmi un bel modello a stampare per 160 punti. E va vale ah, super la pena. Si trovano, si trovano tante cose. E direi di passare, senza neanche passare dal via, ai suoi piccoli modelli. Esatto, ai dire. suoi figlioli. modelli. Che invece, secondo me, a vederli sono veramente orribili. Quindi, stampateli, vi prego. Sì, io ne ho 18, però vabbè, Di questi? Sì, <ride> Non li ho qua, se non aspetta, te li facevo aspetta, vedere. Il Di Bello ci dice, logica GVS tipo, sto caricando fuori fase ragazzi, gente che dimentica come spara, cade a terra, esatto. che viene travolta male. <ride> sì, esatto. Prebusi. Prebusi. Ma oh non posso farlo! È la fase non mi ricordo spazio. come si usa l'arco, aiuto! <ride> <ride> esatto, fantastico. Prepararsi a sparare! Eh, se no signora abbiamo perso il tempo, mi dispiace. Beh ragazzi, <ride> ricordiamo che è la stessa cosa che... La GV è la stessa casa che se per caso il tuo generale viene trasformato yeah. in una caos spawn e ci, Voi avrete il vostro esercito con scende del tipo Comandante cosa facciamo? <ride> Esattamente. Grazie <ride> del comando E otterrete lo stesso il punto comando Anche se è diventata una caos spawn Esattamente <ride> È proprio così Vabbè, stanno lasciando queste... Quando dicevamo che le, le regole vengono scritte mentre stanno mangiando un tomolo, bevendo il cinghiale e cacciando esatto. la birra. Esatto, è proprio questa la situazione probabilmente. <ride> Quindi, insomma, al di là delle, delle battute eh, e del fatto che i modelli siano di dubbio gusto, parliamo di un'unità che ha tre possibili armi. Uh, equip, equip di armi. Che già li rende diciamo, variabili e interessanti e adattabili alle situazioni. E tutte valide perché intanto le armi principali in tutte range 2. Cosa che prima non era così in nessun caso. E 4 ferite, save 5 e va bene. Non ci aspettavamo niente di particolarmente resistente. Save che va al 4 con lo scudo nel caso vi interessasse. Ma non sarà così perché secondo me non vanno mai con lo scudo. E poi vi spiego perché. Brevi 6, purtroppo, brevi 6, ma su questo ci sta. La cosa interessante inizia a essere il musico che dà più 1 alle cariche, perché appunto, come dicevamo, se escono dall'imboscata caricano di loro al 7, perché hanno più uno per l'essere usciti dall'imboscata, più uno per il musico. Se li mettiamo sul campo tramite il tratto di comando caricano al 5, perché escono entro... Eh, 7, più in... 1 per l'abilità dell'armata, più uno, esatto. dell più uno... Eh. Esatto, Praticamente, Praticamente sono 7. dei curnot. Esatto, diciamo di sì, in certo con lo Spice sopra. Esatto. E andiamo subito a vedere che dopo che ha completato, ehm... al ah, 2 più fa una mortale. Ambro, purtroppo, non, non ah. di tre, perché sennò sarebbe stato tipo il dio sceso in terra. Sarebbe stato bellissimo, devo dire. Ah, per ogni. Per Aspetta, ma... per... Aspetta, sì, perché avevo proprio preso e copia e incollato. Tira un dado per ogni modello. Sì. Beh, è meglio un dado per ogni modello che un dado che fa di tre mortali. Quindi... Ah, quello al 100%, sì. Sì, perché avevo preso proprio copia e incollato dal, dal ciccione che li guida. Quindi... Sì, sì, hai fatto bene. Pensavo fosse la stessa, stessa cosa. No, eh, quello è quello un pochettino meno, meno forte. Perché appunto. Dopo che ha caricato, c'è le unità entro uno e tiri un dato per ogni modello di questa unità, quindi neanche serve che i modelli stessi siano entro uno. E al 2 più facciamo una mortale. Che finché abbiamo uno, uno standardiere ci fa binare Quindi al 2 più al 2 binato facciamo una mortale. Quindi sempre faremo mortali pari al numero di modelli finché abbiamo il nostro standardiere. Praticamente, quindi un'unità da 9 sono 9 mortali. Un'unità da 6 sono 6 mortali. Quindi iniziate a capire che Decisamente... potrebbe essere interessante. sì. sì, sì. E, mh, sono sì. degli ottimi recipienti per la command. Il Dumble per caricare inizio fase, inizio fase combat. Anche perché vanno a farsi pure tra l'altro i loro mortali. E sono ottimi recipienti dell'abilità che appunto al 6, per al 6 per colpire fa mortali pari al danno. Eh, io ho fatto dei calcoli, mi sono fatto due calcoli sulle asce a danno 3 e le doppie asce. C'è uno 0,01 di differenza a livello di output di danno. Tra eh, due attacchi tra 3-1-3 e quattro attacchi 4 3, -1, 3, -1, 3 -1, 2 Al 4-3-1-2, esatto. Cioè letteralmente è quasi uguale. Personalmente Compreso proverò... Ho il fatto delle mortali? Sì, sì. Perché comunque se fai 6 fai più mortali. Ah, È no, bilanciato certo. alla fine. Eh, però sono e... gli attacchi. Però sì. Esatto. Che hai detto esattamente una cosa fondamentale. Io proverò inizialmente le doppie asce. Per il semplice fatto che ti certo. di più dadi. Perché il 6 sono 25 attacchi. 6 12 24 di media sì, fai già 8 mortali praticamente sto pensando anche col fatto magari di dare la magia a quella che ti fa fare danno extra contro un'unità bersaglio sì. avere più attacchi sicuramente più efficace Sì. va bene sì. e quindi insomma a livello di calcoli è la nostra migliore unità damage dealer insieme all'Ilsangor questo ci tengo a dirlo di cui non parleremo semplicemente perché è un'unità che già c'è in giro ed è letteralmente quella prima ma loro e Zangor sono punto per danno le unità più efficienti in assoluto. Loro chiaramente hanno accesso a Rand pseudo alto più le mortali, gli Zangor hanno accesso a uno Weight of Dice, quindi una quantità di attacchi maggiore, quindi a voi capire, mh, insomma, chi inserire quando. Magari una bella lista da... Ehm... Mi scuso alle, eh, per le ragazze in ascolto, ma da srotolamento di cazzo sul tavolo sono 9 <ride> Dumble con la grande asce, 9 Dumble con le doppie e vedere esatto. chi massacra di più. Sì, sono 195 punti per 3 Dumble in questo momento. Sì. Un'altra unità da cinque, con 5 punti. Ah, ma che cacchio <ride> dici? È vero? Non ci avevo pensato. <ride> non so perché hanno deciso di fare queste cose. Comunque, sì, 195 sono abbastanza onesto, forse un filettino troppo, brevi e scarso e sei scarso, però ci sta so, secondo me, non, non c'è da lamentarsi a mio avviso. No, esatto. Cioè, quindi mi piacciono molto, devo dire. E adesso direi di passare a quello che mi è piaciuto rinominare come The Spanish Inquisition, because nobody expected <ride> The Spanish Inquisition. Ovvero il Chaos Giant. In realtà sono il Chaos Gargant, ma avevo scritto sì, Chaos esatto. Giant e non avevo voglia di cambiare. Colpa tua, Fra che mi hai scritto Chaos Giant mod e modello portato lol. <ride> per cui sarà adesso sempre il Chaos Eh vabbè, dovrebbe un po' essere il Chaos Giant anche perché se lo merita. Perché questo simpatico ragazzo non ha un profilo particolarmente interessante. Meno peggio dei Man Crusher dei, dei Sons of Behemoth. Non so bene per quale motivo, nonostante sia letteralmente lo stesso modello. <ride> E casca come B gigantini, um, e può togliere i modelli come fanno i gigantini più di niente uh, Diventa interessante quando gli si dà più in attacchi, grazie a un'ora vicino perché arriva a fare un discreto output. Diciamo che di base è molto scarso. Ma in realtà, l'unico motivo per cui lo schieriremo e lo vedremo sui campi è il costo di 145 punti, mi pare, o 140 punti. E la sua seconda abilità, cioè la sua ultima abilità, scusatemi. Che praticamente sottrae uno di risalvezza 145 sottrae uno di risalvezza delle unità nemiche entro tre pollici da questo modello. Quindi è letteralmente una Airstone girovagante. E che se la porta anche in mezzo ad altri eserciti, tranquillamente, perché secondo me è un ottimo alleato per, quei, per i punti e per quello che fa. ecco ragazzi, qua a questo punto io vi chiedo di farlo. E se qualcuno di voi lo fa, gli giuro che vi offro una birra. Dovete giocare un Chaos Gargant Completamente dipinto di viola Con la faccia a forma di teschio Così avete il vostro Purple Sun Che Bella. gira e così E viene bellissimo, che bellissimo. Si viene un Sun. Se lo fate vi offro da bere Sappiatelo Beh è bellissimo come idea <ride> effettivamente <ride> Comunque insomma per questi pochi punti Cioè parliamo di un modello Che due o tre attacchi li fa Vale 5 sugli obiettivi Fa azioni mostruose Ha questa abilità fortissima E no in realtà la cosa bella Maur, È che ora come ora Non c'è niente che dice che non sia cumulabile Quindi preparatevi a una monogargant Ora <ride> come ora Eh già è proprio così No è dice così. sottrai uno da le, i, No non è cumulabile Perché dice sottrai uno eh, Da i tiri salvezza da, Per le unità nemiche Che si trovano entro tre da qualsiasi modello ah, questa va linea. bene Ok, Quindi, allora ci non ci era questo. È... C'era qualcos'altro che, che era cumulabile, adesso non mi ricordo, però insomma. Poi eventualmente lo scopriremo. Quindi insomma, mh, mh, tanta roba. Senso, davvero out of nowhere, ma tanta roba. Esatto. Mentre ultimo ma non ultimo, vediamo se riesco a fare. Aspetta, ho sbagliato. Ora dovrebbe funzionare. Eccolo. Yes. qua il bellissimo Ciclopi oh sì, con la sua bella basetta quadrata con la sua bella... non l'ho trovato con un'immagine con la basetta quadrata <ride> <ride> e questo dice tanto su questo... tra l'altro dipinto malissimo come sono i pupazzi sul primo sarcolacchino delle bestie che sono atroci, devo dire la verità è un che sentivo delle leggende su... in merito a questa cosa che per uh -huh. un periodo all'inizio della seconda edizione la Games Workshop ha abbassato proprio il livello della pittura perché per far credere a tutti quelli che si stessero avvicinando al, uh, al nostro mondo di cioè, non sentirsi in difetto rispetto ai modelli che vedevano nei libri. Pensate. Non so se è vero, se cioè, avete sentito di questa leggenda, chissà, forse è vera, forse Pensate. no. Che roba. Comunque, il nostro amico si ripresenta di prepotenza sui campi da gioco, cosa che fino adesso non ha quasi mai fatto. Per il semplice fatto che il Gorgon facendo comunque schifo era leggermente meglio. Ma parliamo intanto di un mostro serie ferite ehm, Con movimento 8 se va 5. No. Non ci aspettavamo niente di meglio, <ride> hanno migliorato tantissimo l'attacco a distanza. Certo, il range è diminuito, però arriviamo a un attacco a 12 pollici che va al 3 al 2, meno 2, 4 danni, 5 danni. Scusatemi. Quindi una sassata bella e buona che funziona anche abbastanza bene. Anche con un tanto signore, ma comunque al 4 nel caso in cui potesse targetare gli Rock, cosa che non può fare, anche se io sognavo già di 4 Saigon all'interno del... <ride> dello sharpshooter, sarebbe stato stupendo, effettivamente. E quindi attacco da tiro molto buono. Ma le cose davvero interessanti: oltre al profilo combat discreto, è l'abilità che ha. Intanto, dispella due magie, in più. Se un mago casta una magia con successo 130 da un qualsiasi modello che è un Psygor, purtroppo non è raddoppiabile, subisce una frida mortale. Quindi, benvenuti Luminet o anche Teglis, che rischia di beccarsi 4 mortali a fase, a fase no, magica. Ma per dire. soprattutto, eh, sarebbe un peccato ammazzarti subito il campione dell'unità unità che casta esatto. E quindi tutte le tue unità Luminet non sono più maghi. Esattamente. Proprio così <ride> poi entro 30. Cioè, ragazzi. È una range pazzesca. Esatto, Volevo leggere esattamente la sua abilità, ma dice: Sì: The Caster Suffer One Mortal Wound. Per cui sì. non potete neanche allocare un'unità di maghi ai modelli. Devi per forza, allocarla al campione. Perché è l'effettivo mago dell'unità, esatto. E quindi, questo. Duca, è l'antinomia che tu ci sia ancora in chat e sto ordinando dei Saigur. Ah. alleati non so dove ma alleati, alleati chiavizzati in storia possono... chiavizzati sì. <ride> mm -hmm. e poi vabbè a dire di questa cosa che è molto forte ha accesso comunque una cina mostruosa che non è male perché ti fa scegliere una spell endless spell entro 6. E se fai più del valore di lancio la dispelle, ti curi delle ferite, eh, fai al valore del dado, dei, dei, dei due di 2 di 6 Soprattutto questa cosa, che ho notato che è fortissima, mm -hmm. non dice enemi. Sì. Per cui voi vi potete portare delle endless spell, che sono delle cure, <ride> che vi tirate dietro i saigori, i Sigor, se hanno bisogno, si curano, esatto. a caso. Si fanno il li tirati sopra l'iceform e poi si mangiano il life form, giustamente esatto. curandosi, uh -huh. <ride> mm, buono questo iceform. Ora mi sento curato <ride> <ride> no, bellissimo. Sarebbe bello anche solo farlo per il gusto di farlo, e quindi, insomma, tanta roba, perché comunque sì. pure qua. Parliamo di un modello che, appunto, può essere battere nelle quickfreight e le altre cose, ma sì, 210 ovviamente punti. I Saigur non sono cumulabili anche loro, cioè. Esatto, non è cumulabile sì. se casta. In no, sì, sare sarebbe stato rotto a bestia. Sì. Altrimenti ci tengo altrimenti... a specificarlo, perché nella esatto. traduzione in italiana. Esatto, non anche so, perché per poco, poco, poco In vostre... italiana è scritta male, ma io parlo peggio, esatto. quindi capite perché è scritta male, esatto. C'è cioè anche fosse vero, 24 Saigor e te che si rischia di prendersi i più mortali per ogni, ogni fase magica. Aspetta, fammi fare un attimo un conto. Diciamo che se giochi 24 Saigor... Mm. Mm. Peccato che non c'entrano. Per 210 punti. Dai, in fondo stai solamente giocando a 5000 punti contro 2000. Ma, sì, <ride> Ma sì, dai. Ma sì. Dov'è il problema? Ne può giocare 9 esatto? Se vuoi. Va bene. bene. Direi che dopo aver visto. Adesso facciamo un altro super trick: oh, yes. eh, di vedere un paio di liste. Sì, che... sarò rapido, così non levo tempo alle liste dei ragazzi. Sì, ma abbiamo Ma giusto per darvi tempo, ma tanto ne abbiamo solo un paio. due. Sì, sì, sì. Aspetta, okay. Allora, cosa ne penso di Crash Rack? Penso che è molto forte, ma costa troppo. Perché costa quasi il doppio di uno sciamano? Io sono un grande fan di Crasher che l'ho giocato anche col libro precedente. Ehm... Purtroppo costa un po' troppo secondo me. Perché per dargli una bodyguard eh, l'hanno fatto costare tantissimo. È che accesso a una spell che comunque è super forte tuttora perché vi dà accesso a più una elite che è una roba che non c'è nell'esercito tuttora, tranne poca altra roba, forse il, il Beastlord. però abbassassero leggermente ci penserei seriamente solo che attualmente costa più di uno sciamano più un'unità di ungor quindi piuttosto mi gioco uno sciamano e un'unità di ungor a questo punto comunque allora questa è la prima lista di cui vi volevo parlare e vedete subito la dark walkers per il semplice fatto che eh, ho un po' di ungor e l'artefatto che me ne fa evocare altri eventualmente eh, abbiamo un dubbio generale appunto con il bestial cunning e lo sedere a calmo quindi la carica che fa medaglia per ultimi e là il sette pollici che darà Oltre... una delle unità di fangor immagino o di bulgor mm. e, e l'aspetto fl di flibagurish rage così che se muore torna in vita penso che ci serve in vita per, per utilizzare l'artefatto la... in carica Due Great Bridge Shaman, uno con l'artefatto che evoca un'unità un di truppine. Eh, uno con eh, più uno al danno la spell, l'altro che blocca le command, eh, un Beastlord, per il semplice fatto che vorrei provarlo e vedere se funziona soprattutto con il visto che lì può farmenare consecutivamente rispetto a lui. E eh, uno che mi sono dimenticato di segnare alleato, ma chiaramente non alleato è un PD eh, degli Slave to Darkness per fare un throwback proprio al passato. Um, il motivo per cui ce l'ho messo è per il semplice fatto che di War Scroll con il Trophy Rack e non con le ali dà immunità ai testi Shock interamente entro 9 a qualsiasi unità amica, quindi anche sulle bestie mm. del Caos. Considerando che è un esercito che ha bravery scarsissima, eh, può essere molto utile, può essere molto utile anche perché, se riuscisse per caso a uccidere un eroe o un mostro, aumenta di 3 la sua, la sua aura ogni volta che succede questa cosa. E, quindi è vero che non ha accesso al marchio perché il marchio c'è solo nel libro. Però parliamo comunque di un modello a 10 ferite che fa cose in combat. Insomma, esiste e dà immunità alla bravery che è una cosa me, molto forte. Adesso, l'unico modo che abbiamo per farlo è l'azione no, dei rituali. Quindi, insomma, ci sta. E, mh, 10 di Jungor perché fanno sempre comodo e costano poco. E adesso si spostano come fossero gli scinchi del primo libro Seraphon. O le, o le furie, per chi si ricorda le furie 6 bulgor con doppia ascia, appunto per il motivo che vi dicevo uh, 2 unità da 20 zangor, tutti con arma doppia, perché voglio fare tanti attacchi che devi farne 3 con arma doppia e 2 di becco in carica um, e i devening direflock che nel spell che non abbiamo visto ma che adesso fa tutto praticamente perché all'unità entro 6, sì, al 5 più, blocca le command è l di Linder. Inoltre, all'unità entro 6, nemiche eh, non possono dare presenza ispiratrice, quindi, purtroppo non è dare e ricevere, ma è solo dare. Però, quando consideriamo un'unità che mh, contava di farlo con il proprio campione, è la stessa cosa, perché il campione non può darla quindi l'unità non può riceverla, eh, E poi solo 40 punti. Oltretutto è diventata predatoria, quindi adesso la spostiamo come ci pare a noi finché la controlliamo, e quindi su me per quei punti è super super forte. E, sì um... sì, poi la casti a 12 e si muove a 8. Quindi... Sì, sì, sì sì, e si lancia al 5 mi pare di base, quindi super facile. Sì. Uh, tutto questo con un Galician Veterans per i Bulgor e soprattutto gli Zangor, ci ho messo anche gli Ungor visto che tanto, tanto vale metterci roba dentro. Un uh, um, Warlord per avere l'oggetto aggiuntivo BCP che fa sempre comodo eh, per binare cariche e o oh, uh, non fare testi shock. E un Vanguard perché c'entrava e, e così non fa mai schifo. 10 sì, drop. drop visto che inizialmente ce ne frega abbastanza poco. E insomma, tre grosse minacce da combat. Eroi che fanno cose. Vari debuff. Secondo me è una lista all over. Abbastanza funzionale, secondo me. Ah, sì, come Tat, come Gran Stratage, avete visto, ho messo dei segreti in Braveheart, visto che abbiamo Ungor Ungor, gli Ungor Evocati, i Due Sciamani, il Beastlord e tutti gli Zangor che sono Braveheart, quindi dovrebbe essere abbastanza fattibile. Sì, decisamente... Bella! Cioè, devo dire, mm -hmm. voglio affrontarli, mi piacciono molto di più adesso i dettagli del caos <ride> rispetto... No, cioè, a prima, più che altro perché prima era veramente... Sembrava di, sai, i film della seconda guerra mondiale dove sì, sì. affronti i russi e ti sconfiggono perché hai meno pallottole dei nemici. Sì, eh, sì. Affrontare <ride> praticamente finivi frecce, colpi di archibugio, sfilavano esatto. le lame perché sfalciavi centinaia di questi cacchio di Gor, Ungor e, e continuavano ad arrivare. Sì, 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 sì. <ride> Comunque, va, la seconda eh, c'è un cambio abbastanza radicale perché intanto andiamo in quick fray, quindi la... Da la host dei Cygor e dei Gorgon, eh, andiamo di Protect Hearthstone perché secondo me è abbastanza fattibile con questa lista qua, eh, e intanto abbiamo i due sciamani che come vedete sono un must, minimo due secondo me in lista. In questo caso ho voluto mettere lo Shaggot che secondo me è super sovrapprezzato, però è settato in una maniera carina qua secondo me. Perché lo Shaggot, così come i Draghi Ogre, a fine fase di combattimento al doppio fa D3 mortali e le unità entro 3. Tutte le unità entro 3. Quarto tratto di comando, Rodfrey Black Pelt. A, fine fase di... a inizio fase di combat fa esattamente la stessa identica cosa. Quindi inizio fase di combat fa D3 mortali tutto quello che c'è entro 3. C'è dato il Bleeding Snarstrath, quindi a fine fase di movimento fa la sua strombettata su uno scenico o su un obiettivo per fare appunto al doppio o al 3 D3 mortali. Quindi già così di suo ho accesso a 3 d 3 mortali alla roba più o meno che sto cercando di montare. E, mh, per in più, in questo caso gli ho messo Fulgurus Blaze come spell, anche se forse in realtà è meglio Elstorm, uh, per dimezzare il movimento. Sabor Nesorinox, perché così oltre a contare i 5 può arrivare anche a i 10 se non ci sono eroi vicini, considerando che è un po' una macchinetta di mortali dovrebbe abbastanza ucciderli, quindi sfruttare abbastanza bene Sabor Nesorinox. E gli sciamani non ve ne parlo perché sono esattamente come prima e, um, 20 e 10 gore in questo caso eh, per il semplice fatto che i gore con doppia arm, come vorrei metterli in questa lista fanno loro stessi 3 attacchi a testa al 4 e al 3 e in carica, non abbiamo detto questa cosa perché non abbiamo visto la war scroll ma ve la dico io i gor quando caricano al 3 più possono scegliere un'unità entro uno da loro eh, che ha meno modelli rispetto a loro e altre più da Strike Last, appunto, un'altra, un diciamo, ridondanza di Strike Last. E un'unità da 20 core dovrebbe riuscire a farlo più o meno su quasi tutto, tranne forse dei pink che hanno sdoppiato o orde molto grosse. E hanno accesso un discreto, un discreto volume di attacco, comunque sia. Um, due Psycore, perché ci piacciono i Psycore. Doppio Corse, perché ci piace amare le mortali per colpire. <ride> e um, comunque abbiamo accesso anche alla loro preghiera che è la cosa ancora più importante e um, qua vorrei provare 3 unità di Draghi perché anche loro l'hanno aumentato i prezzi troppo mio caro Duca Conte e non godo per niente, anzi piango tantissimo perché 135 era poco ma 225 è troppo quindi io mi sarei fermato ai 170-180 forse, 180 tra l'altro mi dicono, in effetti è vero, lo Shaggot non è Gallet Champion. Ah, c'è ragione, c'è ragione. ragione, va benissimo. Va allora gli diamo Lo darai a uno dei grey grey Shaman, magari. Sì, sì, sì. Gli darei forse l'hype a uno di sì. Shaman, non so. Sì. Non comunque, del confermo di bello, tutti i cinque punti che gli hanno tolti in giro, gli eh, andati Tutti qua voli. sono andati. <ride> esatto. E vabbè, comunque, i Draghi Ogre, diciamo che adesso hanno un unico profilo di arma che fa 5 attacchi al 3, 3-1, 2 danni, quindi di certo non male. La secondo turno diventa meno 2, considerando che abbiamo accesso a curse, possiamo fare anche ferite mortali in aggiunta, così come possiamo farle con i core. E anche loro si fanno la stessa cosa dello shagot, quindi a fine fase combat, al 2 più fanno di 3 mortali a ogni danno nemica entro 3. Quindi c'è una grossa ridondanza di di 3 mortali in questa lista qua, come potete vedere. Con i pochi punti che mi rimanevano, vorrei vedere come se la cava la coccatrice, che poverina, ha perso il suo attacco a distanza quindi rip, eh, rip monococcatrice mono, mono, mono 4 più <ride> esattamente però contiene un, un, una sorta di finto tiro comunque estremamente forte perché ehm, adesso mi pare che all'inizio fase combat una roba del genere mm. sceglie un'unità nemica entro 6 e al 4 più l'unità nemica colpirà eh, i suoi attacchi perché i suoi ti per colpire avranno successo solamente facendo 6 sì. per colpire quindi letteralmente rende Quasi tutto incolpibile, diciamo, da quell'unità che targhetta. Sì, sono 4 più di 3 mortali, però... Sì. Molto interessantino, molto. Mm -hmm. E qua, appunto, andrei con un Alicia Veterans uff, Diciamo, tendenzialmente mi sono dimenticato il pallino, ma sull'unità da, da 20 core chiaramente andrebbe. Più le unità di Draghiore, che di per sé non dovrebbero avere grossi problemi, ma... Così riescono a menare anche semplicemente con un modello in combat e gli altri due che toccano l'altro modello, diciamo, a formazione tipo a lancia, tra virgolette, e adesso un batter regiment, perché è una lista che è abbastanza contenta di, eh, diciamo, andare sugli obiettivi dopo che ci arriva dall'avversario, perché abbiamo modo di spammare mortali in close combat. Quindi ci preferiamo pre... pre 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 arrivarci sopra l'avversario quando l'avversario è già pronto a stare dove dovrebbe stare. E quindi secondo me mh, insomma, due drop, no scusami, non sono due drop, chiaramente sono quattro, mh, quattro drop esattamente. E insomma, insomma un'alternativa interessante sì, come i Tiger ci danno Mi post. piace davvero tanto. Mm -hmm. Però, appunto, per quello che dicevamo prima, forse un endless spell economica da buttare in lista per fare sì. come cura, può non essere, può non essere sì. affatto male, no? No, infatti, assolutamente. Cioè, addirittura no però nei pochi no niente che sto pensando troppi pochi gor per la fazione che li fa tornare mm -hmm. Mm -hmm. Sì, esatto esatto e poi non ho voglia di dipingermi tutti quei i modelli <ride> eh, eh, basta. esatto esatto Fini esatto dell'esercito e bene. bene queste erano le liste che avevamo pensato questo era il nuovo tomo delle bestie del caos come vedete molto molto semplificato molto molto diverso però sono curioso di vedere cosa succederà, tantissimi, vedo gente che sta acquistando cose di tutto e di più, quindi sono stracurioso di sapere cosa, giocherà, cosa giocherete, quindi se vi vengono sì. in mente liste bestie mandatecele che le commentiamo insieme le prossime settimane che sì. sono sì, stra stracurioso. Sì, sì. sì. Eccoci qua, allora stasera abbiamo quattro liste, in realtà ne è arrivata anche una quinta ma non sono riuscito a prepararla... Anche se era arrivata qualche giorno fa, e in più Fra ci ha mandato stasera un ragazzo, una lista a mille punti per un torneo che deve fare, che è il suo primo torneo. Quindi magari fine, dopo aver visto due o tre di queste, la vediamo rapidamente gli diamo sì, vediamo esempio... Vediamone un paio delle nostre e poi chiudiamo con la sua. Così. Esatto, esatto, che ha mille gli punti. Gli diamo più, una mano. È più rapida. Va bene, quindi andrai con la lista No, Andre, hai messo... non hai sentito, ma non è cumulabile, altrimenti avessi pianto sangue, pensi? Eh sì. Comunque piangi sangue lo stesso per eh, i campioni morti per i campioni delle perché unità. Perché ti ammazza tutti i campioni casti, ti ammazza tutti i campioni delle unità. Esatto. Secche. Se non sai so per è il film no pain. Esattamente. <ride> Comunque, Slave to Darkness di Marco di Gifilico. Spero di aver letto oh, bene yes. il tuo cognome, scusami se se hai sbagliata. Michael, la tua non ti è arrivata allora, fammi vedere che sono ritardato. Quando è che ce l'hai inviata, Michael? No, Dobbiamo sai che subire. non mi è arrivata la tua? Mm, sì perché... Ah no, sì, Michael, la sua mi è arrivata Sì, 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 c'ho anche la tua Anzi, c'è la sua Quindi dopo questa, magari vediamo quella di Michael Che. Sì, che Tommaso non c'è stasera tanto Esatto, vediamo quella di La di tua, Michael, Michael. Sì, 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 è arrivata è arrivata. Scusa, ma stasera sono particolarmente tardo Ci sta, ci sta Dunque, guardiamo la lista di Marco innanzitutto Dunque, State of Arcanist, Knights of the Anti quindi tutta la cavalleria corre e carica. Bello. Dunque, abbiamo un Chaos Lord su Karkatrak, Machiaedon Argol con Fever of the Pantheon, quindi se non sbaglio tira subito su mh, la tabella dell'Occhio degli Dei. Sì, quindi di certo non male. Um, Arcanthum, sappiamo tutto cosa so. Cauti Conduit, che è il punto, il tratto, la spell per tirare su... Uh, sul, sulla, sulla tabella del, degli occhi degli occhi degli dei, dei eh, correggo eh, i warp reality ragazzi perché i warp reality sono eh, eh, la roba sì, marchiata sì, a cinch quindi evidentemente... non può averla nel karkatrak e nel sorcerer lord marchiato undivided e così, um... così la correzione rimane esatto esatto. Um, comunque due, due sorcerer lord sicuramente ottimi per 120 punti uh, poi abbiamo un'unità di corvus cabal che è hippa 10 Knights marchia di Nargol con la Blasted Murts quindi quella che riduce i, i tend, credo. Esatto, Nargol così riduce di uno, eh, causa meno 1 ai tiri per ferire contro di loro e meno 1 al rend, quindi veramente costi. Si, si, tanta roba secondo me. Mm. E 3 Varagard di corn con le spade, ehm, poi abbiamo. 10 Warrior Marchi di Nargol, 10 eh, Chosen Marchi di Korn con la Banner of Rage, quindi più 1 attacchi su in carica praticamente. E per concludere abbiamo un Warlord per sbloccare l... la seconda bandiera e un Galician Veterans sui Chosen e sui Warrior, per un totale di 8 drops. Esatto, guarda io ho fatto subito una correzione alla lista che ci hai mandato Perché eh, appunto allo Sorcerer Lord Vista la lista come l'hai scritta Quello Undivided gli metterai Demonic Speed Perché sì. per dare quel boost alla carica appunto al movimento sì. Sia alle Varangard che ai Chaos Knight Per farli andare dove servono a bloccare il nemico. Ah, ah il sì, tempo. tra l'altro sto guardando che la Blasphemous Icon che ha dato all'unità Non è quella di Nargolo ma è una bandiera generica e eh, non è un divided, devono essere marchiati con. No, non è Un divide, è una bandiera che non richiede no. keyword. Che, però, che dà meno, meno uno ai tiri per pregare dei preti che non sono caos sul campo. Beh, abbastanza specifica, però, visto, sai, ci sono il, il relictor, i preti dei Fireslayer... i preti delle Doc, i preti delle Di dei SIGOR. Esatto, il Zygor. <ride> Quindi non è assolutamente. Potrebbe funzionare, molto molto specifico. Potrebbe stare, esatto, potrebbe starci, anche perché l'unità da 10 cavalli, così è molto tosta da togliere. Eh Sì, pure i 10. Dieci... Esatto, i 10 di Chosen. Quindi, insomma, di base. È una bella lista, comunque mi piace. Sì, io forse, appunto, a parte Demonic Speed sul Costor Lord, in combo, forse. Eh, a questo punto, farei una roba un po' ti può dare un po' più flessibilità a una lista del genere, che magari le Varangard io le marchierei Slanish, per sì. dargli la possibilità di correre e caricare. Sì. In questo modo, con anche Demonic Speed, tu hai un'unità che muove... Lo fanno 10. già con Knights of the Antidrone, ah, ho con... Allora cagata mia, è vero. Quindi, no. <ride> no, Ci eh. sta, so, ci sta. So. L'unica cosa che cambierei è mettere Level Spear alle Varangard, che io lo preferisco in assoluto. Però... È però con... Perché Rand eh, 3 è sempre... Sì è vero rend no, 2 rend 3 insomma ma sono quelle più insomma, efficaci gli eludiranno comunque si sì. sa. So. si sì, può essere ci sta so, ci sta so. bene ok allora guarda prendiamo subito la lista di eh... Marco eh, no di Michael di Michael esatto aspetta che ovviamente siccome era stata preparata nella maniera sbagliata eccola qua certo quindi abbiamo Soulblight Gravelords, Yes! con Legion of Blood, Last for Domination e Inspired. Il tutto unito a un bellissimo Battle Regiment. Con Neferata, un Vampire Lord su Zombie Dragon, Manfred, quanta mascolinità in questa lista, <ride> e un Vampiro Lord a piedi e poi... Truppini e anche però anche 10 Blood Knight: mm -mm, mm -mm. Sì Sì più qualche scheletrino a condire qua e là <ride> esatto esattamente. Allora esattamente. volevo solamente andare a vedere un attimo. Tu ti ricordi Aura of Dark Majestic? Esattamente cosa faceva? Che... Te lo controllo subito. Stavo guardando anch'io perché troppe regole, troppe cose. Eh, meno uno a colpirlo Eh, per renderlo un pochino piuttosto sì. in, anche, anche in difesa come ci sta con il, eh, com è che si il eh, come si chiama il, il garment che gli dà anche il più non sì. save quindi diventa si sì, sì, va al 2 meno uno a colpire insomma il solito esatto. tanky vampire lord diciamo Non mi convince eh... allora, perché Manfred è molto forte, eh, però, il problema di Manfred è che non dà bonus in questa casata. Perché lui è mm. sì. eh, Legion of Night, se non mi ricordo male. Sì, sì, però ha of Night... un pezzo che è super utile a non venire mai preso perché la sua command non la puoi sfruttare. Sì, tra l'altro, è tre drop. Infatti, non due. In realtà. Ci stavo pensando anche io. Drop sì. uh, il discorso è Manfred. Su me è forte sempre anche non in Legion, sì. of, anche in Legion of Night. Per se lo usi bene, perché non è facile insomma, da usare, e, um, diciamo che di base è un po' un mix tra un master Mesh. La, la command, sei sicuro? Sì, sì, la command funziona comunque, credo. Non è specifica sulla keyword, specifica. penso sia sul blight. No. Troppe cose, ah, sì, è vero, Friendly Sullight Gravelord Non è limitata alla sì. mm -hmm. Legion all of Night. Certo, vero? però, però insomma, sì, se sì, mo... è cioè, lui che è neferata possono baffare i cavalieri. Sì, sì esatto. Sì, scrivi... il, mio, il mio grosso problema. Qua è che eh, se non ti entra la spell su neferata di neferata perdi tantissimo perché che tu la faccia sul vampiro lord o sui Blood Knights, ci guadagni un sacco. E se non ti entra, è un po' un problema, secondo me come è stato visto dal nostro amico Guglielmo che ha testato un po' una lista simile eh, si basa molto su quello secondo me e... quindi non saprei se è un po' leggero sui body in campo quindi un po' tra virgolette è un peccato perché lo sfrutti tanto il resto dei soul blight e non so come se la cava in questo meta attuale devo dirti la verità non riesco, cioè, non, non perché non, non, non ci credo, ma non, faccio, faccio fatica a capire contro cosa gioca bene. Ma per, semplicemente perché non ho esperienza con Soul Blight. Vi dico la verità. E però è chiaro che insomma, il Vampire Lord è una roba che devi gestire in qualche modo, ah, così no, come Mahanford in un altro possibile. modo. E Blood Nice oppure loro, se non, non gestisci in qualche modo, Poi fatica. Non so, cioè, secondo me può funzionare, cioè, non mi dispiace, devo dire la verità. Non so, il vampiro lord a piedi, forse è giusto per, appunto, per avere un campione. Ecco, sì, è quello l'unico. Stavo proprio pensando se potevi toglierlo mm. per aumentare i body, per tenere gli obiettivi. Perché alla fine, mm. te, ti, mi sto rendendo conto. Pian piano che gioco questa edizione. Sì, è utile avere i, i champions, ma riesci a giocare tranquillamente. Entra, eh... eh, Duca. Le spell sono. Quella che vedi. Le sì, spell è quella in che in hanno, hanno, tutti hanno tutti i maghi Ma hanno tutti. È, è come quella, quella di boschi di Sylvanet. Esatto, di Sylvanet. Mm -hmm. sì, sì, è la magia e... extra che hanno... Ecco, se dovessi cambiare una cosa, forse metterei Pinions o a Manfred o al Vampiro Lord, mm. però è vero che Flaming Web weapon comunque gli serve, e potresti mettere danno nel master al Vampiro Lord per, per teleportarsi eventualmente. Però sono dettagli minori, insomma. Sì, sì. sì un Sarà curioso di vederla, sì sì sì. L'unica cosa che non mi convince tantissimo è il, è il vampiro. Eh, vedi, esatto, io nel Master pensavo. Sì, dove z sono gli zombie che abbracciano, eh. <ride> senza zombie, senza moto, Solo esatto. scheletri e cattiveria. Eh, lui Il posto di scheletri, potenzialmente. Però sì, come dice Mario, come dice Yomi, con un solo galletto fai un pochettino fatica, forse. E... Però, chiaramente, se togliessi Manfred, cioè... Il discorso, ecco, forse quello che stona un pochino da virgolette è Manfred, perché qua non è che ha troppissime cose da baffare, secondo me. Eh, però Manfred mm. è un enorme vantaggio contro tutto ciò che, come adesso un po' il meta generale sta girando, di mm -hmm. eh, tanto corpo a corpo e poco tiro. Cioè mm -hmm. Manfred ti tiene veramente, è uno dei pochi pezzi che veramente ti tiene da solo un lato del campo. Oddio, non sono sicurissimissimo, perché non è così mega resistente, se vuoi vedere. ma lo ne va sempre. Sì, se ne va sempre, però la sua command qua non serve a niente Cioè non la può dare no, a no, nessuno No, no, giochi in maniera prettamente difensiva Capito, che ti voglio dire Quindi, non lo so, forse Forse, forse, forse valuteremo Manfred seriamente, ecco, però sì. Sono 400 punti in cui puoi fare tanta roba Cioè, se puoi metterci altri knights Ce li metti, ci metterei appunto, che ne so eh, un, eh, un necromante e 20 grave guard, Tanto per dire una cosa, insomma Quindi, di robe ce ne sanno che puoi fare sì, però mi piace perché comunque è comunque una lista un po' diversa da quelle che si vedono, che si vedono sì. di so, da, da solo. Eh, sì, sì, allora, eh, Manfred Emperata 10 Cavalieri, però tu considera sempre che hai praticamente 1200 erotti punti in un solo punto. Mm, sì. quindi considera anche, certo, ormai tante liste hanno un blocco centrale composto dalla maggioranza. Però... Sì. Eh, in che senso la command? Eh, oddio, cosa abbiamo detto sulla command? La command di Manfred funziona solo se unità summonable. E qua di summonable c'è solo i black knights e gli scheletri. Quindi non serve a niente perché va a quelli non serve a niente, capito? Che ti voglio dire, Michael. Non la puoi dare a Broad Knights. Sicuro? Uh -huh. Non sono summonable, sono vampiri. Manfred, fammi vedere. Eh. Uh -huh. No, no, dice Soulblade Gravelords, non dice Summonable. Ah, sono un coglione, sì. Ho letto la cosa sbagliata. È vero. Stiamo sbagliando perché è vero, è vero, è vero. La, la qualità qua è super... No, verale. è qua, la la è qua... Liste ...per chiedere consigli. E... No, la lucidità <ride> è il problema, vero, in realtà, visto che siamo arrivati a quest'ora comunque, sì. Sì, esatto, esatto. ma sì, certo. no, scusate, stavo, stavo leggendo la, la da sotto, sì. però sì. No, però sì, è comunque... più che altro perché secondo me è interessante da vedere... E perché comunque ci stiamo un po' disabituando a giocare contro bestioni grossi e basta vedere mm -hmm. il successo che ultimamente stanno avendo Gargant mm -hmm. in giro? Quindi mm -hmm. potrebbe essere una lista che contro un avversario che ti sottovaluta non, hai, non ha possibilità di affrontarti. E comunque avere così tanti bersagli prioritari dà dei bei problemi di scelta al, al tuo avversario, sì. Va bene, direi eh, vediamo appunto quest'ultima eh, lista che ci è stata mandata proprio adesso, infatti, spero che tu ci sia ancora in, in chat. Adesso te la, te la metto qua fra e mentre la vedi rapidamente ti dico anche il messaggio che ci ha mandato. Ovviamente non è stata per niente preparata perché è proprio un copia incolla di come ce l'ha mandata così. E c'è scritto adesso fammi riprendere la mail che ci ha mandato al volo di Silvio Silvio Acerbi allora ciao sì. ragazzi vi ho scoperto qualche settimana fa su youtube e in questo qualche modo mi avete convinto a spingermi a provare l'ambito competitivo anche se fino adesso ho sempre solo ho giocato for fun a fine mese dobbiamo ancora farla la tua studio, tranquillo. tranquilla 1000 punti e vi andrebbe a darmi un parere sulla lista che ho deciso di portare grazie mille in anticipo allora spingerti sul lato competitivo vedrai che ti divertirai tantissimo. Perché ancora adesso, tutti quelli che hanno, come si dice, fatto partite eh, sull'ambito competitivo ti diranno che è comunque un ambiente veramente bello e su cui puoi sei molto stimolato a migliorare le tue liste a fare cose. Eh, non devi per forza portare robe brutte, solamente basate sul meta o su. Cose più prestanti, vedrai che troverai tante cose completamente diverse. Sì, sono d'accordo. Allora, Slave to Darkness, host of the Everchosen con un Exalted Hero, due Exalted Hero, un Sorcerer Lord e poi Knight Warriors. Warriors, lista bella quadrata. Mille punti. Sì, sì. tra l'altro, c'è da dire a parte che, chiaramente, sì. il gioco a mille punti è molto strano, eh. Sì. non vi sorprendete se vedete robe molto strane. Perché Capicante. è un gioco che non è pensato per essere bilanciato a mille punti. Insomma, è è eh, lol. Dove giochi a 2200 <ride> punti dopo tre round. contro mille. Esatto, esatto. Comunque. comunque, sì, assolutamente. Allora, skill leader, skill leader è quella che ti dà il CP extra al 5 più, Mi pare È una commando generica. Eh, è un tratto leader, generico. Leader, mi pare. Vai... sì, se non sbaglio, sì. penso pure io. Esatto. Allora, fammi vedere. No, addirittura è in. Uh, non è neanche in. Uh, nel general handbook. Ma direttamente. Nel sì, handbook. sì, no, no, è quella, quella, sono certo. Sì. Okay. Poi abbiamo il marchio del caos indiviso e tunnel master. Sì, Tom Arcano sul secondo. con eh, Binding Damnation. Sì, che è il per ultimo e il Sorcerer Lord col marchio di Slanesh e Chaotic Condit per tirare sulla, sulla cosa, allora, eh, Chaos Knight marchiati corn. Giustamente, eh, Chaos Warrior marchiati Nargol con le Roda in Icon. E sì. l'altra con la, anche qua vediamo l'icona blasfema. Sì, quella dei preti, diciamo esatto. Qua, ah, piuttosto che mettere quella, primo consiglio che ti do, darei i Cast Knight quella di Korn. Sì, piuttosto, piuttosto, sì piuttosto, sì, in questa lista loro sono il tuo impatto. Per cui quando vanno in carica devono poter fare veramente veramente male. Sì, Sì, il cosa che... suggerisce esatto. anche Master of Magic sul Chaos Source. Sono d'accordo, sono d'accordo. Se vuoi fare comunque l'Exalt Tiro Generale. Piuttosto riderei. E quella che tira sul tratto. Favore The Penteon, tira sul, sì. sulla tabella, piuttosto, a meno hai dei bonus utili, comunque sia sempre, e... sì, esatto, e e magari fatto. Ehm... Come si dice? Potrei... L'altra cosa che stavo pensando è che potresti dare all'Exalted Hero il marchio di cinch e anche a un'unità di Cast Warrior che a questo punto è nuda proprio per sfruttare Tunnel Master e poi dopo la sua abilità per attir tirarsi dentro il... come si chiama? Dietro l'unità. Sì. 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 Poi sei a 990 punti quindi non hai troppo spazio di di muoverti però sì per il resto ci sta so, dolly warriors sarà tosta a mille punti sì. quindi no a mille punti una bella lista. a mille punti sì assolutamente mm -hmm. certo devi sperare adesso non so se ci sei in live ma se te la recuperi scrivici un commento quando, quando ascolti assolutamente che il a mille punti potresti trovarti delle situazioni non bellissime appunto con cince se trovi una lista con tanti pink horror e la Fazione dei summoner dove ti vedi dei demoni maggiori evocati e tu non hai fisicamente le forze per eliminarli Ma una lista del genere si difende egregiamente dato che è veramente tosta da togliere dal tavolo Secondo me con questa potresti fare decisamente bene sì. Quindi in bocca al lupo e assolutamente quando fai questo torneo Facci, facci sapere, sapere. Dove va che sono son curiosissimo di... Sì. Anche perché il gioco a mille punti lo conosco veramente, veramente poco. Dopo aver Io passato, ho fatto un torneo e l'ho vinto, grossi. <ride> sì, Luca, senti, è Silvio, non è Silvio. Quindi non fare il provolone, ecco, esatto. è pure scritto. Ah, ecco, Silvio, Silvia, ci sei. Consigli preziosissimi, Torino. Torino. Ok, ottimo. Ah, ottimo ottimo, 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 ottimo. Sei vicino ai nostri cari amici come il buon Andrea Alfano e Luca Marco Q. Franza. Beh, allora, guarda, Silvio, ti dico già che ha. A marzo l'11 e 12 marzo, se non sbaglio, c'è un torneo a squadre a Torino. Ovviamente non è, però eh, io, io sicuramente, non so se tu ci sarai, ma io sicuramente vado. Sì, 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 sì. Se sarai in zona, vieni assolutamente a vedere che sarà un torneo bello. Grande da squadre da quattro giocatori. E sarà un evento yes. stra bello. Yes. Non vedo l'ora. Ci stiamo già parlando con appunto il Duca Little Gork in chat. Pronti a rifarci dopo la figuraccia che abbiamo fatto ai trial, dai per poco, dai. Beh, beh, un mestissimo quindicesimo posto, volevamo certo. fare un po' meglio, ma questa volta abbiamo fatto un acquisto segretissimo mm -hmm. alla, al team, pagato Honesto. con tutti i soldi delle plusvalenze della Juventus. Un po' sono da so, noi. So. benissimo, va bene. Guarda, sì ecco Silvio, guarda Alessio o altri, scrivete assolutamente, anzi guarda, adesso vi mando anche il link del, del Discord dove abbiamo creato appunto la, come si dice, una sezione proprio di Cerco, eh, come si chiama? Cerco il club, Cerco club sì. di gioco, o sì, dove, esatto. proprio per... Potersi sentire, poter trovare dove giocare in varie, in varie zone Comunque sotto il video qua ci sono sia la pagina Facebook che il Discord Che lo, il canale YouTube Quindi sì, attraverso uno di come questi come. canali Potete assolutamente sentirvi e, e trovarvi sia per giocare Che per far conoscere i vari club O trovare club in giro per yes. l'Italia Yes Detto questo, ragazzi mi spiace le ultime due liste Che non abbiamo visto Capito? Sì, avremo tempo poi, settimana Anderemo... per le prossime settimane Esatto e sì. vi dico già che eh, settimana prossima vi atterremo aggiornati. Ma molto probabilmente sarà spostata martedì. Perché tutti e due saremo sì. al torneo di Pescara. E il ritorno domenica notte renderà il lunedì ancora più pesante. Quindi segnatevi martedì prossimo al posto di lunedì. Sì. e Per tutti quelli che ci saranno, ci vediamo a Pescara. Assolutamente. Detto questo, ragazzi. Buonanotte a tutti, buonanotte ragazzi, grazie per il seguito. Ciao.